amichevolissimo, ovviamente, come sempre, con lui su un particolare lato della questione Via Poma, e lascio la parola a Igor Patruno per introdurci gli argomenti di questa sera. Bene, allora grazie a chi ci sta ascoltando. Intanto credo che farà piacere a molti di quelli che sono in questo momento con noi e seguono la diretta e seguono la chat, sapere che domani Repubblica dedicherà un articolo, credo abbastanza importante, al delitto, e poi il venerdì di Repubblica, nel venerdì di Repubblica ci sarà un altro articolo che racconta un po' di cose, e non è un caso che il venerdì di Repubblica si occupi di Simonetta Cesaroni, nel senso che questo significa che viene data una grande importanza alla riapertura delle indagini. Io devo fare una breve premessa. La premessa è questa. Io ho preso un impegno con l'avvocato Mondani e anche con Paola Cesaroni. Io non parlerò delle cose, delle poche cose che so relativamente all'inchiesta in corso, perché se ne è parlato troppo, se ne è parlato anche a sproposito, a mio avviso. Ci sono state sul web, sui social, delle reazioni francamente eccessive, fuori luogo. A me quello che interessa è che la procura ha riaperto una indagine contro ignoti. Questo è il dato fondamentale. Contro ignoti. Cioè, non ha riaperto un'indagine contro un defunto. Non ha riaperto una indagine, anche perché sarebbe impossibile, avrebbe dovuto archiviare subito. Non ha aperto un'indagine su un preciso soggetto. No, ha riaperto le indagini contro ignoti. E questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire che finalmente, a 10 anni, più di 10 anni in verità, ma diciamo a 12 anni dalla celebrazione del processo in primo grado a Raniero Busco, finalmente la procura ha deciso di rimettere tutto in gioco, tutto. E questo è il dato fondamentale, fatte salve ovviamente le sentenze definitive. Raniero Busco è innocente. Io l'ho detto nel 2010, mentre invece continuo a leggere prese di posizione di persone che continuano a dire che c'è forse, insomma, che continuano con storie che non hanno nessun senso. Raniero Busco è stato assolto. Così come è stato assolto Federico Valle, così come è stato assolto Pietrino Vanacore. Questi dati sono fondamentali. Ora, è evidente che qualora uscissero fuori dall'inchiesta che la procura ha riaperto elementi particolarmente gravi, beh, certo, dovrebbe essere fatta una rilettura, ovviamente, delle posizioni di molti personaggi che sono stati appena sfiorati dalle indagini, o addirittura di personaggi che non sono nemmeno stati ascoltati.
Ecco, questo è il dato che io ritengo importante, che io ritengo fondamentale. Dopodiché la storia la conosciamo tutti. Antonio Del Greco, il 3 del mese scorso, il 3 di marzo, è venuto qui, io l'ho intervistato, Deborah ha partecipato all'intervista, e Antonio Del Greco ha detto quello che continua a ripetere, ovvero che c'è un testimone o una testimone che smentisce l'alibi. Queste sono le parole precise che ha utilizzato Antonio Del Greco, che smentisce l'alibi di un protagonista salito sulla scena del delitto di Via Poma, quindi di uno dei soggetti intorno ai quali l'attenzione ad un certo punto era salita moltissimo. Questo è il dato che è venuto fuori. Ora, poi molti altri particolari sono stati aggiunti, ma io francamente non li commento. Mi rifiuto di commentarli, l'ho già detto. Ho preso un impegno con l'avvocato Mondani e con Paolo Cesaroni. Quindi non ho nessuna intenzione, anche se solo marginalmente, di violare il segreto istruttorio. Detto questo, io credo che noi dobbiamo approfittare. Oh, Igor, scusami, abbiamo una chiamata di Andrea. Sentiamo un po' chi è e sì, vuole chiederci. Prego. Scusa Daniele, scusa, una nota di servizio. Sì, certo. Puoi mandare in sovrimpressione il numero di telefono? Ah sì, giusto, scusami. E lo diciamo, sì, per chi ci ascolta e non lo vede, il numero per chiamarci è 055 24 77 985. Prego Andrea, scusami Deborah. Buonasera. Ciao Andrea, da dove ci chiami? Da Livorno. Ah, bellissima Livorno. Di cosa buonasera Andrea, buonasera. Buonasera, parlo con Igor Patruno? Sì. Ah, ecco, buonasera Igor. Io in caso che ero militare quando successe questo caso di Via Poma e quindi l'ho sempre seguito, insomma. Dove eri militare? Dove? Ah, io lo facevo nei paracadutisti, il militare. Ah, quindi nella Folgore? Nella Folgore, sì. Vannucci? Mi ricordo bene di questo episodio, quindi insomma mi ha appassionato molto anche a me. Allora, io volevo farti una domanda, Igor, per sapere cosa ne pensi. Sì, certo. Allora, noi sappiamo che Simonetta è l'ultimo movimento certo è quando è scesa di macchina della sorella. Bravo. La gente se lo dimentica, no? Che poi dopo non sappiamo più niente di quello che è accaduto. Non sappiamo più niente. Tant'è che non è nemmeno sicuro che è stata vista entrare nel palazzo. Allora, facciamo un'ipotesi. Simonetta non è entrata, probabilmente, mettiamo che per ipotesi, fosse entrata insieme al suo assassino. Le chiavi di Simonetta non erano nella sua borsetta. Spieghiamo bene, le chiavi dell'ufficio di Via Poma non erano nella sua borsetta. Non erano nella sua borsetta. Allora, essendo l'ultimo giorno di lavoro di Simonetta in quell'ufficio, era l'ultimo giorno, giusto? Ma questo è un particolare che è rimasto sospeso. Certamente era l'ultimo giorno in quella fase. Qui va aperta una breve parentesi, nel senso che proprio per chiarire meglio quello che stai dicendo, no? Credo che sia utile dire che in realtà l'emergenza per la quale Simonetta era stata mandata lì era terminata. Era terminata. Esatto. Noi sappiamo che la Baldi chiese quindi di interrompere il contratto con la Reli,
la società dove, per la quale Simonetta lavorava. Il presidente degli Ostelli chiese invece che il contratto venisse prorogato. Perché? Perché lui dice: io devo scegliere un collaboratore nella sezione, diciamo, no? Amministrativa, non lo posso fare durante il mese di agosto. Certo. Comunque tu dici bene, perché quello era l'ultimo giorno di agosto in cui lei sarebbe andata là. Non sappiamo, evidentemente, però, da quello che è emerso, lo possiamo immaginare, probabilmente Simonetta avrebbe continuato a lavorare alla fine delle sue ferie, all'ordinaria amministrazione. Ecco. Però, comunque sia, lei sarebbe andata in ferie il giorno dopo. Sì, questo lo aveva detto sia la mamma che alla sorella. Il giorno dopo. Quindi, si potrebbe considerare l'ipotesi che questa persona che è entrata con lei le ha chiesto le chiavi, visto che lei il giorno dopo sarebbe andata in ferie. Quindi le chiavi non sono state tolte dalla borsetta dopo, ma sono state, può essere che questa persona è entrata insieme a lei, sicuramente non da un ingresso, dall'ingresso principale, e le ha chiesto le chiavi per aprire, magari dicendogli: guarda, le chiavi le tengo io, visto che te da domani vai in ferie, e poi ci penserò io a consegnarle a chi di dovere, chiaramente una persona che aveva a che fare con quell'ufficio. Ma doveva essere qualcuno che faceva parte di quell'ufficio? Certo. Beh, sicuramente, anche perché non entrando dall'ingresso principale, ma entrando da un ingresso secondario, era un territoriale, e questo io credo che non ci siano dubbi sul fatto che questa è la persona che conosceva molto bene il palazzo, e magari gli ha chiesto le chiavi prima per aprire, dicendo: guarda, le chiavi le tengo io, perché tanto comunque le riconsegnerò io, visto che te da domani vai in ferie, e la borsetta era un tentativo così di far passare la cosa come se fosse stato un ladro, ecco, no? Un'ipotesi, questa, voglio dire. Ma poniamo che la tua ipotesi sia vera, no? Allora, però, dobbiamo purtroppo concentrarci ancora una volta sulla gente, sui dipendenti di quell'ufficio. Sì. E quindi... Credo che... Esatto, esatto. È ovvio che... Io posso anche immaginare a chi tu stai pensando, ma però ci ho tenuto a precisare quel passaggio prima, perché non è un passaggio secondario. Cioè, il presidente degli Ostelli, Francesco Caracciolo di Sarno, va nella sede nazionale e chiede che il contratto di collaborazione non venga interrotto, perché lui ha bisogno di tempo per scegliere un dipendente da inserire accanto a Luigina Berrettini. Luigina Berrettini era la responsabile dell'ufficio amministrativo del Comitato Regionale dell'AIAG. Sì. Quindi, diciamo che se qualcuno ha fatto questa cosa, beh, insomma, l'ha fatta, cioè, all'AIAG lo sapevano tutti sapevano, anche se poi abbiamo dovuto aspettare anni prima di averne la certezza, perché è stata la Baldi a riferirci questa cosa, Anita Baldi, la responsabile all'epoca, la responsabile amministrativa di tutta l'AIAG a livello nazionale, degli Ostelli a livello nazionale, sede in via Cavour. Sì. Tutti nel comitato regionale sapevano questa cosa. Il fatto che non l'abbiano detto è un altro discorso, ma lo sapevano. Ecco, certo. Tu capisci che questo complica, no, l'ipotesi che tu hai fatto.
almeno dal mio punto di vista, poi senti, posso sbagliarmi, No, no, io era un'ipotesi così, poi ecco. Mi hai calcato il fando. Voglio dire, il fatto del taglio che era abitualmente sulla scrivania della Sibilia e che quel giorno lì lei non trova e che poi viene sulla sua scrivania, voglio dire, cioè non è un'ulteriore prova che comunque lì era una persona, cioè era presente comunque una persona che sapeva bene come erano dislocate gli oggetti dentro gli uffici, oppure no? No. Se fosse così lo avrebbero risolto il delitto, temo, no? Il problema è diverso, il problema è che qui, in questo momento, nemmeno Antonio Del Greco l'ha ribadito oggi in una intervista che ha rilasciato a un giornale, un quotidiano che si chiama Il Dubbio, sì. Nemmeno Antonio Del Greco ha non solo la convinzione, no, ma non crede che quella possa essere stata l'arma del delitto. Loro lo hanno sequestrato, questo sì, hanno sequestrato quel tagliacarte, questo è quello che lui dice. Ma io ho raccolto numerose informazioni su quello che è accaduto. Loro quel tagliacarte lo hanno soppesato, lo hanno guardato e hanno stabilito che, questo me l'ha riferito chi stava là dentro, sì, sì. Non Antonio Del Greco, anche lui me lo ha detto, ma gli uomini della scientifica hanno guardato quell'oggetto e hanno detto: noi lo sequestriamo, ovviamente. E poi su quel tagliacarte non sono state trovate anche quando il RIS l'ha rianalizzato. Sì, sì. Allora tu prova a immaginare, quel tagliacarte viene sequestrato. Finisce dentro una busta. Sì. Io adesso non so che tipo di analisi sono state fatte, forse non sono state fatte analisi, comunque era pulito, questo dice Antonio Del Greco, l'ha detto anche qui, lo dice oggi, lo ripete. Sì, però scusami, ma viene trovato sulla scrivania della Sibilia oppure no? Ci sono le foto, viene trovato sulla scrivania della Sibilia. Non della Sibilia, di Maria Luisa Sibilia, sì. E lei dichiara che lei quella mattina l'ha cercato e non l'ha trovato, non era sulla sua scrivania quando lei è smontata? Certo, ma aggiunge anche che potrebbe averci anche messo la borsa sopra e non essersene accorta. Sì, vabbè. Vabbè, poi senti, una domanda per sapere cosa ne pensi te. Lavorino ha detto che potrebbe anche essere che Simonetta è stata svestita in seguito al colpo che ha ricevuto, quindi che l'assassino gli ha tolto i vestiti, quindi che lei non se li ha tolti di suo. Ah, è un errore. Cioè, come la pensi? Cioè, lei nella stanza del Carboni, poi dove è avvenuto il delitto, ecco, i vestiti, perché questo secondo me è importante, cioè se li toglie di sua volontà o è costretta a toglierseli? Questo non si può sapere. Guarda, preferisco, allora, io no, naturalmente non discuto il lavoro che fanno gli altri, nel senso che sono molto contento che del lavoro venga fatto, ma per quello che mi riguarda ho un'idea completamente diversa, che però insomma ci porterebbe davvero, cercheremo tra un po' di parlarne, no? Probabilmente di questa idea. Ora risponderti è complicato perché ci vorrebbe molto tempo, bisognerebbe tentare una ricostruzione. Abbiamo comunque Valerio, abbiamo Max Parisi, lo faranno a breve, sì. Anche Lorenzo, insomma, no, darà il suo parere. Sì, sì, no, appunto, io ecco, questo era il discorso che volevo, questi dubbi, questa ricostruzione possibile, io delle chiavi al di là poi di quello che è avvenuto in seguito, anche l'orario, mi sembra ci sono dei dubbi addirittura anche sull'orario certo poi del delitto, insomma. Però ecco, io credo poteva essere magari che, non essendo che nessuno l'ha vista entrare,
che magari ci fosse stata una persona, o che magari lì dentro, ecco, la famosa telefonata che lei riceve a pranzo e che sembra sia poi apparsa contra, un po' così, un po' nervosa, contrariata dalla mamma in seguito a questa telefonata, magari che questa persona le avesse detto che aveva bisogno di entrare in ufficio per fare alcune cose, magari era una persona che lei non... Igor! Insomma. Igor, mi senti? Igor, ti sento. Voglio fare una domanda alla persona che ha telefonato. Buonasera. Buonasera. Senta, lei mi ha appena detto di avere fatto il militare nella Folgore. Sì. Giusto? Quindi sì. Lei ha preso sicuramente tecniche del combattimento corpo a corpo, è giusto? Ma io ho fatto il militare di leva all'epoca, non è che... Sì, però non è che... Militare di leva nella Folgore comprendesse andare per prati a raccogliere margherite, credo, no? Cioè immagino che abbiate avuto un addestramento sia all'uso delle armi da fuoco a canna corta, sia a canna lunga, e anche del coltello, no? Del pugnale. Certamente l'avete avuto questo addestramento, credo, se non ricordo male la Folgore. No, in alcuni reparti, sì, non nel nostro. Ah, nel vostro no. Peccato, perché le volevo chiedere invece se... appunto sulla scorta di questa, diciamo, esperienza formativa, lei avesse l'idea di come è la tecnica di attacco contro un avversario, un singolo avversario, utilizzando l'arma bianca in un attacco frontale. Cioè lei ha davanti un nemico, una persona, e il nemico ha solo un pugnale in mano, anche l'avversario ovviamente non ha la pistola, se no lei è bella che è morto, ma immaginiamo un corpo a corpo. A questo punto l'avversario cade per terra, solo che bisogna ucciderlo subito, non bisogna farlo gridare, no. Lei non ha idea di quale sia la tecnica per ottenere il massimo risultato, cioè zittirlo e allo stesso tempo ammazzarlo? No. Peccato. Vabbè, ho finito qua, grazie. Sì, allora, grazie della... aggiungere altro? Grazie comunque di aver avviato il ragionamento. Sono cose delle quali tra breve parleremo. Infatti io sono molto curioso di ascoltare Valerio, Max, Lorenzo, e se ti fa piacere resta sintonizzato, perché parleremo proprio delle cose che tu ci hai chiesto alla fine del tuo intervento. Certo. Va bene. Andrea, salutami Lavannucci per piacere. Ciao. L'ho fatto lì alla Vannucci, ero da un'altra parte, alla Marconi, vabbè, comunque. Salutami la Folgore! La Folgore! Salutaci la Folgore e San Michele! Vabbè, un saluto a tutti, buon lavoro e niente. Grazie. Per dire che comunque ne parlate di questo caso, di questa povera ragazza, che insomma secondo me meriterebbe la giustizia, credo, no? Quindi insomma, un caso che ha appassionato molti, ecco, un caso molto interessante, credo, insomma. E non solo a Roma, perché il tuo, diciamo, se mi permetti, no, il tuo accento che è riconoscibile, insomma, no, dimostra, e poi qui insomma c'è gente che parla appunto con leggerissimi naturalmente accenti, ma riconoscibili, certamente non romani, dimostra che l'interesse non è l'interesse di una solo di una città, ma è un interesse che oramai è diventato nazionale, addirittura internazionale, perché a breve accadrà qualcosa e ci sarà una produzione internazionale. Ma pensa insomma. Bene, dai. Allora, va bene. Buon lavoro a tutti. Grazie. Ciao, Andrea. Ciao a tutti. Allora, ci sono già tante domande degli ascoltatori, ricordiamoci dopo di lasciare uno spazio. Domande però anche per Lorenzo. Io volevo dare intanto la parola a Valerio, perché è da tanto tempo che io e Valerio vogliamo parlare delle novità, ma non siamo riusciti a farlo, perché poi Valerio è un medico. Ed è un medico che lavora dalla mattina fino alla sera, cioè non è uno di quelli che giocano. E francamente sarei davvero molto curioso, anche per non monologare, no? Sarei davvero molto curioso. E poi c'è Max,
anche con Max ci siamo confrontati, ma sempre velocemente, vero Max? Esatto. Poi in verità approfondimenti li facciamo veramente al volo, cioè lui mi manda un link, io gli rispondo e alla fine invece questa è, può essere davvero l'occasione per tentare di approfondire quello che sta accadendo. Ti interrompo un attimo perché abbiamo un'altra chiamata. Pronto? Ciao, pronto. Ciao, sono Davide. Ciao, Deborah. Davide da Milano. Ciao, Davide. Ciao. Ciao, Davide. Ciao, Igor. Ciao. Allora, una domanda velocissima, in realtà non vi porto via molto tempo, che un po' è a latere di tutto questo ed è questa. Mi spiace che non ci sia Daniele questa sera. La mia domanda sì. è, ma ho letto, e credo che sia corretto, che la riapertura dell'inchiesta viene riassegnata di Ilaria Calò. La mia domanda è, questo è un qualche cosa che io non lo so, sono ignorante dal punto di vista giuridico, dipende dalla zona, dipende dal territorio, o è una decisione arbitraria del... Lei è sostituto procuratore, se ricordo bene, quindi del capo della procura, e lo dico, vabbè... Fermo qui la domanda, ecco, volevo capire come mai dopo il processo Busco anche questa seconda parte dell'inchiesta viene assegnata a Ilaria Calò. Tutto qui, volevo sapere questo. Ma guarda, è difficile che io possa darti una risposta. Allora, il potere della magistratura, come è noto, no? Chiunque sa che la Costituzione prevede tre poteri che sono autonomi e indipendenti totalmente l'uno dall'altro. Sì. Il Presidente della Repubblica, il Parlamento e la magistratura. Ora, sì. Intanto Ilaria Calò è un procuratore aggiunto, quindi se ne deduce che al massimo coordinerà, no? Ma comunque è una decisione che spetta al procuratore capo della Repubblica, che è il dottor Lovoi. Quindi, sai, non esprimo nessun tipo di... A me interessa solo che il caso è stato riaperto e che c'è finalmente la possibilità da parte della procura di fare indagini contro ignoti e quindi di andare a vedere anche tutte quelle cose che sono rimaste sospese, che non hanno avuto una risposta. Forse adesso la procura darà delle risposte. Ecco, questo è quello che penso. D'accordo. No, volevo solo capire se era un tecnicismo o se era una scelta, ma va bene, mi ha lasciato un pochino perplesso. Comunque, chiudo ricordandovi solo, vi ricordate mesi fa quando vi dissi, non è chi l'ha visto, siete anche voi che fate la differenza. E avevo ragione, perché come si è dimostrato nel corso dei mesi, avevo ragione e sono molto contento. Quindi grazie, ancora buon lavoro, siete veramente... forti adesso, anzi fate l'esercizio, andate su YouTube, fate cerche, scrivetevi a Poma, uscite solo voi e questa è una cosa grandiosa. Un abbraccio a tutti, ciao Deborah, un abbraccio forte, grazie. Buon lavoro, grazie Davide. No, ecco, ciao. Quello che è importante dire però è che tutto questo ha determinato dei risultati, perché tanta gente è stata insieme a noi e continua ad essere insieme a noi. Noi facciamo parte in qualche modo, no, di un gruppo esteso. Poi abbiamo questo strumento meraviglioso, grazie a Daniele Bronzi, che è la radio. Ma siamo tutti qui. In questo momento c'è tantissima gente in ascolto. E questo è meraviglioso. Sa quanto io, poi il mio piccolo... E con Daniele ho un rapporto pressoché quotidiano sui miei social, esatto. Per cui spingo a tutta birra. Grazie Davide, ciao, grazie, buona Davide. Serata. Grazie Deborah, un bacione, un abbraccio a tutti gli altri, buon lavoro, vi seguo. Grazie, sì. Ciao Davide. Ciao.
Ciao. Questa sera i nostri ascoltatori sono molto caldi e sulla chat dicono telefonate brevi perché noi vogliamo sapere le nuove prospettive del caso da Valerio Scrivo e da Igor Patruno. Questo dicono, se no ci linciano. E da Max. Max, e da Max racconterà una storia davvero inquietante. La vuoi sapere subito o aspetto? Ma io vorrei che Valerio aggiustasse un po' di cose, no? Perché insomma è importante. Poi lui è il nostro criminologo. 2 anni fa volevo con Emanuele Sant'Andrea volevamo spezzare un po' questa trasmissione sempre sul mostro di Firenze. E mi è venuto in mente Igor Patruno, dico io quasi quasi lo chiamo, mai avrei immaginato che mi avrebbe risposto, figurati se Igor Patruno mi risponde, e mai avrei immaginato che da quella telefonata avremmo fatto tutto questo progresso, perché noi, se ti ricordi Igor, 2 anni fa, mai, cioè, ci auguravamo che la magistratura aprisse l'inchiesta, ma no, era, come dire, quasi una speranza, o quasi un desiderio. Non l'avremmo mai creduto, invece abbiamo insistito, abbiamo fatto le nostre, non è solo la trasmissione, sono anche le nostre conversazioni, quello che ci siamo detti fra di noi, io, Igor, Emanuele, Lorenzo, lo studio che abbiamo fatto. Infatti contro ignoti non vuol dire alla cieca. È Luca Dato che non è mai, scelta, no, non è presente, diciamo, qui. Ma ha dato anche lui un contributo incredibile di rilettura critica di migliaia e migliaia di documenti. Non ho citato Luca Dato perché io non ci ho mai parlato, ecco, qualcosa. Però ci ha parlato Emanuele per ore, sì. Filate, ore e ore al telefono con Luca Dato, quindi insomma ha dato un contributo notevole alla comprensione di molti passaggi cruciali di tutta questa storia. Dicevo, contro ignoti non vuol dire alla cieca, che riaprono un caso e non devono partire da nulla. Delle indicazioni ci sono. Speriamo che la magistratura, ma sicuramente, prima quello che ha chiamato prima, si chiedeva perché la Calò, per me la Calò è una donna in gamba. La titolare dell'inchiesta, è giusto che sia lei a portare avanti questo caso, ed è giusto che sia lei, e speriamo che sia lei che lo risolva. Dobbiamo essere ottimisti, forse la soluzione c'è, e se ci sarà per via Popa, ci potrebbe essere anche per tanti altri casi che sono rimasti un po' nell'ombra perché non se ne parla mai. Ma forse una volta risolto il delitto di via Poma ce ne sarà qualcun altro che ne uscirà, di cui parleremo. Ecco, c'è una speranza che un caso vecchio che sembra ormai irrisolvibile, un vero e proprio labirinto dove ci sono troppi protagonisti, troppi sospettati, troppe persone come dire un po' in ombra, un po' troppo sotto alla luce. Si rifanno sempre gli stessi. Oggi io ho sentito una trasmissione, non dico di chi, e sentivo, una trasmissione di pochi mesi fa, e sentivo ripetere sempre le stesse cose. Ma forse la telefonata non l'ha fatta Simonetta, ma il tagliacarte è l'arma del delitto. Ecco, noi queste cose credo che le abbiamo risolte. La magistratura non credo che riprenderà a parlare del tagliacarte. Come non parlerà, non affronterà neanche per un attimo la questione se Simonetta abbia fatto o meno la telefonata. Esatto. Partirà da cose molto più certe. Quindi abbiamo la riapertura delle indagini e la commissione d'inchiesta. 2 grandi eventi. Poi c'è qualcos'altro che Igor ci ha, come dire, annunciato, ma non so neanche io a cosa alluda, cioè a questa produzione internazionale, quindi poi non so se ce lo dirà oppure ce lo dirà una prossima volta. Non ce lo dirà, ma prima o poi ce lo dirai però. Beh, diciamo che quando si muove un colosso della produzione mondiale
e decide di fare un docufilm sul delitto di Via Poma per distribuirlo negli Stati Uniti, in Australia, in Giappone e ovunque sia presente, siccome è presente in tutto il mondo, questo è quello che accadrà, quindi tradotto in decine di lingue, quindi la storia raccontata al mondo. Beh, allora vuol dire che lì c'è davvero qualcosa che ha colpito. E noi sappiamo in qualche modo che lì c'è davvero qualcosa di particolare in questa storia, in cui, come diceva giustamente Emanuele l'altra sera, forse le catene causali non sono solo due, forse sono di più, perché di gente che non dice la verità ce n'è troppa. Sì, sono di più quelli che mentono di quelli che dicono la verità in questa storia, dei protagonisti, diciamo, della cronaca, no? Tutti i nomi noti, piegati dell'AIAG, insomma, un po' di gente, amici vari di Simonetta. Insomma, tanta, ce n'è tanta, troppa. E poi sono più gli alibi falsi di quelli veri, insomma. Non è solo l'alibi, insomma. Chiamiamoli incerti, Max, tu li chiami falsi ed è per scontato che lo siano. Io dico che non sono buoni. Un alibi familiare non è buono, non serve a niente. Un alibi familiare, tutto sommato, ci potrebbe anche stare, però se tu dici di essere, non so, per dire, sull'autobus e ti vedono invece in una sala giochi, tu capisci che... Beh, certo. Insomma. Ci sono perché, anche casi di questo tipo. Dire che è incerto, mi pare, di una prudenza eccessiva, insomma. Volevo fare una proposta, se siete d'accordo. Per non lasciare le domande degli spettatori alla fine, per non trascurarli, farei un giro, magari parla Lorenzo, poi parla Max... Facciamo un po' di diamo qualche risposta e poi ricominciamo, perché sennò alla fine poi non riusciamo mai a rispondere. Che dici? Che ne pensate? Ok. Va bene, io direi di dare la parola a Max a questo punto. Allora, Igor prima ha detto che c'è un furto di cui voglio parlare. In realtà c'è una persona di cui voglio parlare, e questa persona è l'ex presidente defunto dell'AIAG del Lazio, l'avvocato Francesco Caraccio di Sarno. Però non ve ne voglio parlare in relazione al delitto di Via Poma, no. Ve ne voglio parlare in relazione al fatto che questo enigmatico personaggio è rimasto sempre nell'ombra, soprattutto dal punto di vista professionale. È un avvocato di Roma, ma ha uno studio che è a pochi metri dall'ingresso di Via Poma 2, ha una figlia, ha un'attività al FOA, al Tribunale di Roma, sia civile soprattutto, e insomma è amico, io ne parlo da vivo naturalmente, è amico, e parlo dell'epoca dell'omicidio Cesaroni, è amico del capo dei servizi segreti, Parisi, mio omonimo, ma non parente, tengo a precisare, dell'ex capo, perché all'epoca era capo della polizia, ma sì, aveva diretto i servizi segreti. Certo. Quindi questo Caraccio di Sarno è una persona con delle amicizie importanti e un lavoro nell'ombra. Perché voi capite che fare il presidente della delegazione del Lazio, dell'AIA, che stiamo parlando degli ostelli della gioventù, cioè non è che sia essere amministratore delegato della Telecom, insomma. Cioè un lavoretto, è una poltronetta che gli viene data dalla politica, tra l'altro per una nomina politica che passa dal parastato, diciamo. È solo che succede una cosa molto strana, e succede alcuni anni dopo l'omicidio Cesaroni. Succede che un signore che si chiama Massimo Carminati, ed è un estremista di destra, in gioventù coinvolto con i NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, quindi con l'estrema destra stragista italiana, ebbene questo signore, Massimo Carminati, organizza una rapina. Anzi, per meglio dire, un furto elaboratissimo,
Questo furto avviene la notte, la sera e la notte, tra il 16 e il 17 giugno del 1999, quindi 9 anni dopo l'omicidio Cesaroni. Cosa viene rubato? Allora, un gruppo di ladri, e brevemente vi dirò come farà perché sembra un film da 007, questo gruppo di ladri riesce ad entrare, ascoltatemi bene, dentro il Tribunale di Roma, Piazzale Clodio, dove per esempio c'è l'ufficio della dottoressa Calò, per dire, no? Questo entra, sì, l'avvicino, sì. Insomma, entra nel tribunale, nella procura, a pian terreno. È una città, la cittadella, chiusa, cintata, con i carabinieri posti. Con i carabinieri ovunque, le torrette. Brave, sì. Le torrette, filo spinato, tutta questa storia. E perché entra lì? Perché niente di meno va a rapinare il cavò della sede, della filiale anzi, della Banca di Roma, dentro il tribunale. Voi sapete che in molti tribunali importanti dentro c'è la filiale di una banca, per esempio a Milano, il tribunale di Milano, c'è dentro la filiale di una banca. Quindi questo gruppo di ladri riesce a entrare dentro il tribunale la sera, è un gruppo formato da almeno 6 persone, la guida di questo gruppo, l'organizzazione di questo furto è data ed è ricostruita dal punto di vista giudiziario, una cosa ormai pacifica, come direbbe un avvocato, da Massimo Carminati, questo estremista di destra, criminale che poi ricompare in Mafia Capitale, cioè un personaggio della criminalità organizzata. Come entrano? Entrano presentandosi con un furgone falso dei carabinieri, ridipinto apposta, identico. 4 carabinieri sono stati corrotti e verranno condannati per questo furto, per cui li fanno entrare e poi li faranno anche uscire. In più è coinvolto in questo furto anche un funzionario della stessa filiale della banca. Addirittura è coinvolto persino l'edicolante interno al tribunale. E voi direte, vabbè, hanno rapinato i cavò, capirai che novità. E no, non è così. Perché vedete, questi ladri molto particolari, tra l'altro abilissimi perché verranno arrestati, questa cosa ormai è nota. Bene, questi ladri questo gruppo di ladri è formato dagli specialisti, i migliori specialisti, cassettari si chiamano, delle rapine, dei furti nei cavò d'Italia, diciamo, e specialmente di Roma. Hanno fatto molti colpi precedenti, cioè, bravissimi. Solo che a differenza degli altri colpi, quando entrano in un cavò e lo sventrano, ci aprono tutto, no? Questi signori entrano con una lista di numeri di cassette di sicurezza. In quel cavò c'erano 990 cassette di sicurezza. Questi ladri hanno una lista e uno dei capi presenti al furto, partecipato al furto di questa consorteria dei criminali, lo dirà. C'era un foglio di carta, questi 147 numeri scritti con la penna rossa, ce l'avevamo, dovevamo aprire per prima cosa quelli, e infatti abbiamo aperto solo quelli. Bene, voi direte che c'entra. Dunque, intanto viene aperta la cassetta di sicurezza di Domenico Sica, di Guido Calvi, grandi avvocati, Taormina, due giudici, alcuni cancellieri. 91 di queste 147 cassette di sicurezza sono di proprietà, come lo sia, diciamo, con le chiavi, e quindi intestate a magistrati o avvocati. 91 su 147. Bene, tra queste 147 c'è anche la cassetta di sicurezza di Francesco Caraccia di Sarno. Ora, fermi tutti. Se fosse stato un furto qualsiasi, cioè se fossero entrati e avessero aperto tutto, uno direbbe vabbè, c'era anche la sua come le altre. No, Massimo Carminati, che sarà il capo, il boss di Mafia Capitale, e voi che siete di Roma sapete bene, meglio forse di me o almeno quanto me, di che cosa sto parlando, Massimo Carminati, il capo di Mafia Capitale, dà una lista precisa di cassette di sicurezza, tra le quali c'è quella di Francesco Caracciolo di Sarno, e va aperta, e infatti la aprono. Tutti i titolari di queste 147 cassette di sicurezza non si costituiranno parte civile
nel processo a carico poi di quelli che verranno arrestati, come se non fossero state loro. Max, ripetilo, non si costituiranno parte civile. Esatto, compreso Caracciolo di Sarno, che fa quello che, boh, sì, forse sì, era mia, però a me non, in fondo non mi importa, che mai sarà se mi aprono la cassetta di sicurezza in banca, dentro il tribunale, la cui lista è scritta da Massimo Carminati. Il capo di Mafia Capitale conosce l'elenco delle persone che vuole, che, diciamo, rapinare, vuole defraudare, e tra queste persone che lui decide di defraudare c'è Francesco Caracciolo di Sarno. Ora voi capite che questo accende una luce, un faro terribile sulla figura di Francesco Caracciolo di Sarno, ma non altro perché, non per il furto in sé. Poi ci sarà qualcuno di questa banda che dirà: sì, abbiamo rubato 5 quintali d'oro, quintali, eh. Poi c'erano anche 18 miliardi in contanti. Poi lo stesso Carminati, in sede di processo, il processo per questo furto, dirà: beh, sì, certo, c'erano anche, volete, già tanti documenti, no? E c'erano anche soldi. Non vorrete mica che ho fatto un furto del genere per non trovare i documenti, i soldi, no? Così, come lo sto dicendo io, eh. Il furto avviene il 16 giugno 99. Carminati ha 3 processi che vanno a sentenza nei 6 mesi successivi. Provate a indovinare che fine fanno, che sentenza avrà Carminati dopo questi processi. Verrà assolto tutte e 3 le volte. Assolto, eh? Una addirittura una vera follia, adesso non ve la racconto, se no la facciamo lunga. Comunque, allora, tornando a noi, sarebbe molto interessante ancora oggi che la Procura di Roma andasse magari a domandare, ormai Carminati ha davanti una vita che sarà solo in carcere, lo sta scontando al 41 bis, deve farsi 20 anni, se gli va bene uscirà che ha 84 anni, 86 anni, insomma. Quindi non c'è alcuna possibilità che esca sulla parola in altro modo, insomma è finito, è lì, e buonanotte, sì, hanno buttato via la chiave, come si suol dire, no? Magari domandargli per quale motivo lui decise di andare a frugare, anzi a prelevare quello di molto importante che, tra gli altri, Francesco Caracciolo di Sarno teneva in una cassetta di sicurezza nella filiale che doveva essere la più blindata d'Italia, perché voi capite che andare a pensare che qualcuno vada a rubare dentro il cavò e dentro un tribunale, che è dentro una cittadina giudiziaria cintata con i carabinieri notte e giorno e le telecamere e le torrette, voi capite che è impensabile, no? Quindi poteva uno metterci qualsiasi cosa, anche, mi viene in mente, che ne so, il terzo segreto di Fatima, forse era custodito meno bene. Però devo fare una precisazione, Max, perché sennò poi diamo una notizia che non è vera. Massimo Carminati il 16 giugno del 2020 è stato rilasciato dal carcere di Oristano su decisione del Tribunale della Libertà per scadenza dei termini di custodia cautelare ed è tornato in libertà. Ora, quindi direi, nonostante le condanne che ha avuto? Nonostante le condanne che ha avuto. Quindi, se qualcuno volesse chiamarlo e chiedergli, ad esempio, Massimo, visto, no, tutto quello che hai combinato, una cosa ce la dici? Ci vuoi raccontare perché? A noi ci interessa solo uno. Esatto, è morto. Quello è morto, no, Carminati, il paro dell'avvocato Francesco Caracciolo di Sarno. Ma perché c'era anche lui nell'elenco? No, così, no, voglio dire, l'Italia è piena di misteri, no? Però aiutaci a svelarne almeno uno. Sì, piccolo, non è che sia una cosa, no. Ci sarà pure una ragione per la quale... Esatto, poi scopriremo che è una ragione che non c'entra assolutamente niente con tutta questa storia, che magari si è sbagliato, no? Ha visto il nome da qualche parte, ha detto vabbè, ci mettiamo anche lui, no? Ma, Max, uno come Carminati... Secondo te si sbaglia? No, guarda... È molto difficile che possa sbagliarsi. No, proprio no, no.
che si sbagli fuori luogo. Invece sarebbe molto interessante capire se lo conosceva. Esatto, sarebbe interessante capire se lo conosceva. Se lo conosceva. Questo non per dire che nel diritto di Via Poma entri questo criminale, niente affatto, non c'entra niente con nulla dell'omicidio di Via Poma. Oltretutto, se non vado errato, nel 1999 Carminati doveva, se non essere in carcere, o lo era stato arrestato, insomma non aveva nemmeno la possibilità di fare quello che, cioè di essere presente, no, fosse anche ipoteticamente nella scena del crimine di Via Poma, non c'entra niente. C'entra invece il fatto che certamente era a conoscenza del nome di Francesco Graccio Resano, se no, tra l'altro queste cassette di sicurezza, ci sono le foto che troverete se volete anche in internet, sono state aperte a macchia di leopardo, cioè non sono consecutive, hanno aperto cassette in alto per cui si sono dovuti arrampicare, non hanno aperto la maggior parte delle cassette a cosiddetto piano terra, no, del cavò, che sono le più grosse, dove presumibilmente se una persona si piglia una cassetta che è un quarto di metro cubo ci deve tenere qualcosa insomma di voluminoso, magari anche di pesante come lingotti d'oro, per dire, no? No, quelle le hanno lasciate stare. Hanno aperto proprio quelle di quell'elenco. Tra l'altro anche di Domenico Sica, voglio dire, io mi domanderei anche per quale motivo Carminati vorreste andare a guardare le segrete cose di Domenico Sica, il quale dirà che in questa cassetta di sicurezza teneva le penne stilografiche che gli avevano omaggiato così a vario titolo persone, così, ma come dice, delle mirabilie, diciamo così. Le penne stilografiche sono molto preziose, lo sai, ce ne sono alcune che hanno prezzi pazzeschi. Non ho alcun dubbio di quello, su quello che stai dicendo. Guido Calvi, no? Grande avvocato, è stato svuotato, per così dire. Poi c'è questi 5 quintali d'oro, probabilmente saranno sicuramente stati in altre cassette di sicurezza, non quelle di Domenico Sica, non quelle di Guido Calvi, non so se di Caraccio o di Sarno. Ecco, una cosa importante aggiungere. Non è vero affatto che Caraccio Risano sparisce, si eclissa, si chiude in una vita da eremita nella sua tenuta e sparisce per 10-20 anni e poi muore. Niente affatto, perché fino al 2011 lui fa cause in Cassazione e c'è ancora in internet una sentenza della Cassazione che lo vede incaricato di una delle parti in causa come avvocato perché rappresentava. Quindi era un cassazionista che ha lavorato fino a 5 anni prima, diciamo, di morire, no? Quindi non questa strana mitologia dell'uomo eremita che si chiude in una vecchia malandata cascina in mezzo ai campi, non è vera, insomma, quantomeno non è vera fino al 2011, insomma, che non è proprio 10 anni prima della morte, no? Lo stesso studio probabilmente ha continuato a lavorare anche dopo. Ecco, questa è la cosa che volevo dire su questo furto, che mi lascia molto perplesso proprio per il fatto che quest'uomo, certamente questo avvocato, era conosciuto da Massimo Carminati. Dico certamente perché o ha tirato a indovinare Carminati, per cui ha detto ci sono 990 cassette, io a caso prendo 147 numeri dal numero 1 al numero 990 e li estraggo come fossero quelli dell'otto. Andate a pigliare questi perché me li sono sognati la notte, mi ha dato il nome mia nonna mentre dormivo la notte, in un sogno, oppure c'è un elenco preciso di persone che lui sapeva avere la cassetta lì e che lui voleva assolutamente andare a guardarci dentro. Questa è la verità. Abbiamo una chiamata in linea. È Massimo Carminati, no, magari. Pronto? Sì, pronto? Sì, buonasera. Buonasera, mi chiamo Fabio, buonasera. Buonasera Fabio. Carminati, no, peccato. Buonasera. Da dove ci chiami, Fabio? Posso parlare? Sì, da dove ci chiami? Da Udine. Ah, bella Udine. Prego, parla pure, Fabio. Allora, guardate, vorrei farvi veramente solo un paio di domande di carattere tecnico senza rubarvi troppo tempo. Allora, la prima, a vostro avviso possiamo dire con assoluta certezza che il sangue che si trovava sul pannello interno della porta dell'ufficio numero 1, quello di Carboni, fosse quello dell'assassino? E poi vorrei chiedervi anche questo, quel sangue che, se non ricordo male, era commisso,
detto, era certamente il gruppo Alfa 4x4, che ho letto da qualche parte, se non ricordo male, anche proprio sul blog di Igor, che il kit di Qualfa non era poi così, così preciso. E infine l'ultima domanda, poi vi lascio la parola, vorrei chiedervi se anche voi sposate la tesi del professor Lavorino, che da quel che ho letto, coadiuvato da un medico legale, avrebbe dimostrato che l'assassino è, oppure era, perché non sappiamo se è ancora in vita, Mancino. Ecco, io vorrei farvi... Assolutamente no, io non lo so, ecco. Voto contro. Bene, Lorenzo, è tua. Fabio. No, no, dicevo a Lorenzo Iovino, perché è un ematologo, quindi è bene che sia lui a darti una risposta, ecco, e poi ti risponderà anche Valerio, presuppongo, Max, a proposito del Mancino. Lorenzo, grazie. Attiva il microfono, per favore. Sì, okay. Sì. Saluto tutti, saluto Daniele, Igor, Valerio, saluto Deborah e Max. Buonasera Lorenzo. Ciao. Per rispondere a Fabio, vero? Sì, era lui. Va bene. Sulla traccia famosa sulla porta, noi possiamo dire questo, che è quasi certo, come in questo tipo di determinazioni, che quella traccia fosse un sangue commisto contenente dei globuli rossi provenienti da un individuo di sangue di gruppo A. Che fosse una traccia commista di due tipi di sangue è probabile, benché, come si sente dire, la determinazione dell'emogruppo può essere fatta anche su tipi di fluidi biologici diversi, quindi poteva essere, faccio per dire, non parlo proprio della scena del crimine, ma in teoria poteva essere una traccia di saliva di un soggetto di gruppo A su una traccia ematica contenente sangue di gruppo 0. Noi possiamo dire che con i metodi dell'epoca è un accertamento non riproducibile, l'hanno rifatta tante volte, il gruppo A è venuto fuori su quella traccia. Quindi è quasi certo che sia commisto ed è quasi certo che la commistione fosse di un soggetto che aveva il gruppo A. Se poi quella traccia lì sia la traccia dell'assassino, come ha chiesto l'ascoltatore, beh, quella è questa è una di quelle domande, se vuoi Igor facciamo un ragionamento dopo proprio su questo. Questa è una di quelle domande, è probabile sì, perché se è una traccia di sangue commisto, cosa ci stava a fare il sangue di un altro individuo insieme al sangue della vittima sulla porta della stanza dove Simonetta Cesaroni è stata uccisa? Però siamo a livello di probabilità, perché poi c'è il discorso genetico che anche l'ascoltatore ha introdotto. Ribadisco una cosa che abbiamo, in estrema sintesi, una cosa che abbiamo detto nel corso delle puntate l'anno scorso, quando abbiamo iniziato a smontare il caso e prendere diversi aspetti. Il kit che veniva utilizzato all'epoca per fare delle analisi genetiche, quello da cui viene fuori il risultato sull'allele di Qualfa dell'HLA e che darebbe un risultato che è 4 e 4, cioè due alleli di tipo 4 sul di Qualfa, è un kit che all'epoca si utilizzava, era una delle primissime volte che veniva utilizzato in medicina legale in Italia, e il sistema su cui si faceva l'identità del DNA sulle scene del crimine era a pochi alleli e con delle metodiche che non sono raffinate come quelle di adesso, dove c'è il sequenziamento, che hanno un altro tipo di problemi, e devo dire che su questo Emanuele, che è intervenuto martedì, è chiaramente molto più esperto di me e ha fatto una descrizione su quali sono i problemi, cioè alcuni kit più moderni sono più accurati ma magari puoi avere un rumore di fondo più alto, essendo più sensibili magari vedono anche delle cose che sono facilmente confondibili con artefatti. Quel kit lì dava un risultato che era netto su pochi alleli, ma quello che viene fuori è che altre tracce sempre commiste nell'appartamento dell'AIAG davano un profilo sul DQAFA diverso, pur essendo la traccia di sangue commista, e il kit del DQAFA dopo 4 anni viene praticamente abbandonato dalla genetica forense, perché ci sono alcune pubblicazioni che dimostrano che poteva dare dei falsi positivi. In particolare sono stati descritti alcuni falsi positivi proprio sull'allele di DQAFA e proprio per quello che riguarda la determinazione dell'allele 4. L'allele di tipo 4.
abbiamo fatto la spiegazione su cosa sono gli alleli genici, non posso fare una lezione di genetica per rispondere all'ascoltatore, ma diciamo le variabilità tra individuo e individuo in quella regione del DNA fanno sì che siano note, diciamo, 90 varianti diverse su quel tratto di DNA. Ognuno di noi ha quel tratto di DNA fatto in un modo un po' diverso e ce ne sono 90 varianti. Ecco, diciamo che distinguere una 1.4 da una 4, quel kit non riusciva sempre a farlo bene, ogni tanto dava dei risultati falsi positivi su 4 o falsi negativi per l'1.4. Quindi, diciamo, con l'avanzare delle metodiche di biologia molecolare, vedendo le limitazioni di quel tipo di kit, qualche anno dopo l'hanno abbandonato. Quindi, sul sangue possiamo dire che è commisto, non sappiamo se quello è l'assassino. Sul discorso del DQ-alfa è vero che viene fuori quel risultato nella prima determinazione, è anche vero che poi quel kit lì è stato abbandonato e quindi ci rimane un grosso dubbio, ecco, sulla determinazione dell'identità genetica su quell'allele, se dobbiamo affidarci a quell'allele, posto che oggi, a distanza di più di 30 anni, nessuno più ripeterebbe solo il DQ-alfa. Se noi avessimo quella traccia ancora a disposizione, sarebbe analizzata facendo delle analisi genetiche con un sequenziamento genico, un'analisi polimorfismica che è molto più approfondita, e quindi nessuno andrebbe a riguardare il DQ-alfa come prima cosa. Spero di aver risposto in maniera esaustiva all'ascoltatore. Valerio, a proposito della mano utilizzata per portare i colpi, tu che ne pensi? Beh, prima vorrei un po' chiudere il discorso che ha iniziato Lorenzo. Allora, forse non è sangue, forse è qualcos'altro, però è una traccia che si ritrova all'interno del sangue di Simonetta Cesaroni. Ora, se avessi un ventaglio di sospettati, non andrei a cercare qualcuno del gruppo B, mi concentrerei su qualcuno che ha il gruppo A. Il gruppo A diventa prioritario, perché è estremamente difficile, proprio perché è commisto, estremamente difficile che qualcuno che non sia l'assassino abbia, anche perché questa traccia è stata chi poteva essere stato. Quando c'è il sangue commisto vuol dire che c'è stato, come dire, correggimi se sbaglio, Lorenzo, noi abbiamo una macchia sulla porta e proprio lì va a finire un elemento estraneo di qualcuno che entra lì per caso. Mi pare strano. Sul mancinismo risponde allo stesso modo, potrebbe anche essere mancino, perché è difficile stabilire il mancinismo, soprattutto quando si hanno delle coltellate. Può darsi, non escluderei, intendo dire, non è che mi fisso e dico no, questo non è mancino, non lo direi, ma neanche mi concentrerei solo su questo aspetto, proprio perché è difficile stabilirlo. Può darsi che sia mancino, come può darsi di no. È difficile, veramente difficile stabilire in base alle pugnalate. Guarda, si può chiedere a un medico legale. Il medico legale si esprime in questi termini, è sempre dubitativo, non ti dirà mai no, non è mancino. Come fai a dirlo? Non si può, non lo so se è mancino. La certezza di, con tutto il rispetto, perché io ho un grande rispetto per il professor Lavorino, però non andrei a cercare un mancino e basta. Io non mi baserei su questo. Per me può essere mancino, come può essere benissimo non mancino. Poi tra l'altro, scusa se mi permetto di intervenire, sì, sul volto di Simonetta, anzi sul cadavere di Simonetta Cesaroni, c'è un vastissimo ematoma sulla parte destra del volto, ma c'è anche un profondo ematoma nell'orbita oculare sinistra, quindi lei riceve colpi su entrambe le parti del volto. C'ha un occhio, adesso ovviamente non è il caso di fare vedere foto che sono terribili, però resta il fatto che lei abbia, vedendo le foto del cadavere, la parte destra del volto tumefatta e l'occhio sinistro completamente tumefatto, con un versamento di sangue sottocutaneo. Quindi questa cosa è avvenuta quando era viva. Quindi è stata picchiata sia sul lato sinistro sia sul lato destro. Questo poi non può far dire ha avuto solo un colpo, perché l'idea sarebbe se io ti do un colpo, sono mancino, ti tiro un colpo, in qualche modo ti colpisco da mancino il volto. Lei è stata colpita da entrambe le parti del volto, tutte e due, con una violenza estrema, perché sono uno dei due colpi ha
fatto un versamento anche dentro l'orecchio, l'occhio è veramente tumefatto, le palpebre sono gonfie, piene di sangue, la palpebra dico dell'occhio sinistro. Quindi come si fa a dire, giustamente, come dici tu, era mancino, era destro, o l'ha colpita due mani, o erano in due a colpirla, oppure gli ha tirato un mal rovescio, uno schiaffo, o un mal rovescio, un pugno, come fai a dirlo? Non si può stabilire, e nemmeno dalle ferite, per la verità, effettivamente. Chi ha fatto la perizia non parla di una persona mancina, parlo di Carella, non Parella Prada, non scrive che assassina mancino, lo scrive Igor, no. Quindi, riguardo... se fosse stato decisamente mancino, non so, poi io non so, chiaramente un anatomopatologo, ma immagino che se una persona, così come la calligrafia di un mancino si riconosce subito, su questo non ci sono dubbi, probabilmente anche le pugnalate tirate da un mancino, chi lo sa che siano inferte con un'inclinazione diversa dalle pugnalate tirate con la mano destra, cioè da un destro. Quindi, evidentemente Carella Prada non mette in evidenza il fatto dell'anomalia della pugnalata, anomalia, attenzione, non è che un mancino è una persona anomala, sto dicendo, diverso dalla media, stragrande maggioranza, tirate quindi da un mancino, l'avrebbe detto, che motivo aveva di nasconderlo, insomma, no? Se ci fosse stata questa evidenza, no? L'avrebbe detto, se non lo dice vuol dire che non c'è. Rimaniamo ai fatti, io rimango sempre l'idea che i fatti vincono su qualsiasi supposizione, insomma, no? Ecco. Se mi dovessi basare sulle tumefazioni, quelle che hai appena nominato tu, io semmai escluderei un mancino. Perché io credo che Simonetta abbia ricevuto il primo colpo nell'emivolto destro, e quello sembra davvero un pugno. Sinistro, pardon. E quindi sembra dato da un destro che va su... Ce l'hai di fronte, quindi sei destino. È un colpo frontale. Sì, un colpo frontale. Però anche quello, sai, è sempre un'ipotesi. È la cosa più probabile, si va sulle probabilità. È ovvio che un destrimane ti colpisce, ce l'hai davanti, simmetricamente dalla parte opposta, esatto, ma non è detto che sia così. Le probabilità ci dicono così. L'altro colpo, secondo me, non è stato un mal rovescio o un pugno, io credo che sia stato un contraccolpo della caduta, perché c'è tutto il volto. Lei è caduta a terra dopo questo violento colpo, o ha sbattuto contro il pavimento o contro un muro, e questo è l'altra tumefazione. Cioè, vuoi dire che la parte, diciamo, la grande tumefazione sul lato destro del viso è stata causata dalla sua caduta a terra, perché è svenuto? O a terra, o sì, secondo me sì, perché... Quindi è caduta di faccia, vuol dire che non è caduta indietro, è caduta in avanti. Per forza, sennò che batteva la nuca, non il volto. Però il di questa cosa ne parlammo anche proprio con Lorenzo. Dico, sì. Guardando le foto, si vede che il colpo all'occhio è sicuramente dovuto al pugno. Sì, l'altro pugno. Però è talmente esteso che sembra una come dire, un'area più ampia, che non può essere dato uno schiaffo e basta. Sembra proprio che abbia colpito il pavimento oppure però guarda che se chi la colpisce è una persona che ha avuto, dice, in qualche modo fa, non dico magari arti marziali, piuttosto che sia, sì, esatto, una persona che usa le mani per lo sport, quindi ha una grossa forza proprio nelle mani, non è strano che ci sia un ematoma così esteso. Cioè, fai conto che un pugno ha una carica, può avere una carica addirittura di 100 kg, ma anche un colpo a mano aperta, se questa mano è una mano forte, maschile, dura, perché è allenata a usare le mani proprio nell'atto sportivo, non so, penso al karate, ma non solo al karate, guarda, anche la bicicletta, se posso dirti, le mani diventano fortissime, può avere fatto questo, cioè non è che per forza, tra l'altro non ci sono tracce di sangue sui muri, come da strofinamento, perché se caschi, sbatti contro un muro, è facile che venga un'escoriazione, perché il muro è comunque morbido, è calcina, insomma. Non ci sono neanche tagli dritti, tipo ha preso uno spigolo, quindi c'è un segno secco sul volto, no. Sembra proprio un grosso colpo tirato a una persona forte. Allora, il colpo dato... Ora, cioè, è brutto per entrare magari in questi particolari, però il colpo dato...
a sinistra è chiaramente un pugno, l'altro a me sempre proprio da impatto, perché è talmente violento quel colpo che ha preso che sicuramente l'ha spostata. È stato un colpo di sorpresa, magari una persona che secondo me è entrata con l'intenzione di farle del male. Ovvio. Quindi assolutamente. Non è una situazione che è sfuggita di mano. Questo secondo me è entrato già con l'intenzione di farle del male. Mm. E questo forse è l'aspetto più inquietante di tutta questa vicenda. Igor, no, perché... c'è una domanda che io ho da tanto tempo sulla punta della lingua e te la voglio fare. L'assassino o Simonetta chiudono la porta della stanza dove avviene l'omicidio, perché la traccia di sangue è sulla parte interna, la porta doveva essere chiusa. Quindi vuol dire che qualcuno dei due, o Simonetta o l'assassino, hanno chiuso la porta. Qualcuno dei due ha chiuso la porta. Questo cambia un po' la prospettiva della dinamica, delle premesse dell'omicidio. Tu cosa ne pensi? Beh, io l'ho scritto sul libro che è uscito nel 2020 e in realtà ho pensato che ci possono essere appunto due ipotesi, ovvero l'idea di isolarsi, condivisa, oppure una azione di successivo intimorimento della vittima. Io chiudo la porta e tu sai che non puoi scappare, perché se tenti di andartene io ti prendo comunque prima che tu riesci a riaprirla. Questa è la mia impressione, ma è l'impressione ovviamente di uno scrittore, perché io sono uno scrittore. A me piacerebbe sentire cosa pensa di questo Valerio, cosa pensa Lorenzo, cosa pensi tu? Tu un po' ce l'hai raccontato, che cosa pensi. Ora, però... Ma io banalmente, scusa Igor, banalmente, se siamo noi due, pensiamo noi due, lasciamo stare assieme a Cesarone, io e te siamo in un appartamento, dopodiché tu mi dici, senti, faccio vedere una cosa, e tu vai davanti e io vengo dietro. A questo punto entriamo in questa stanza dove tu sei entrato per primo e io chiudo la porta. Cioè il secondo chiude la porta, non è mai il primo, giusto? Quindi o è Simonetta che chiude la porta per dire eccoci qua, siamo nell'intimità, o è l'assassino che dice bene, sei entrata, adesso chiudo la porta, così nessuno sentirà quando ti scanno. Quindi ci sono questo però rafforza l'ipotesi che Simonetta sia in qualche modo si sia rifugiata là o comunque abbia raggiunto per ragioni che non conosciamo, perché davvero qui siamo in una parte del film, del fotogramma, no? Che purtroppo, dell'insieme dei fotogrammi che purtroppo rappresentano la progressione criminale, quindi il modo con il quale è avvenuto l'omicidio, che forse è tra le più oscure, cioè è quella che proprio dal mio punto di vista non c'è, nel senso che di ipotesi ne sono state fatte molte, alcune sono a mio avviso più convincenti di altre, ma è davvero difficile capire che cosa è accaduto. Ora, io credo che se noi ricostruiamo, e li ricostruiamo bene, quei fotogrammi che mancano, noi sappiamo anche il nome di chi l'ha uccisa. Ah, non c'è dubbio, infatti, vabbè, fammi tacere. No? È bene che tu taccia. Max, voglio fare una precisazione, sì. Perché qualcuno ha detto, ma dove sono i muri nella stanza del Carboni? Ora, le pugnalate sono avvenute sicuramente nella stanza di Carboni, ma l'aggressione non sappiamo dove sia avvenuta. Può essere avvenuta nella stanza del Carboni, l'aggressione intento il pugno, ecco. Ma può essere benissimo avvenuto anche nell'ufficio di Simonetta oppure nel corridoio. Noi non sappiamo dove è iniziata l'aggressione, sappiamo solo dove è finita l'aggressione. Se questo è vero, se questa ipotesi è vera, cioè che l'aggressione è iniziata in un'altra stanza e poi è finita nella stanza del Carboni, questo toglie... O nel corridoio, come giustamente hai detto, no? O nel corridoio. Questo toglie definitivamente l'idea che è stato
un omicidio d'impeto. Vuol dire che qualcuno è entrato, ha fatto, diciamo, ha incapacitato la povera Simonetta e poi l'ha portata nell'ufficio di Carboni e lì ha realizzato le sue fantasie, ha compiuto quello che doveva compiere. Ma guarda, sì, è possibile, però è meno probabile, una realtà banale. La realtà banale è quella per la quale Simonetta e l'assassino si chiudono in questa stanza, perché l'assassino chiude la porta, Simonetta entra per prima, scatta tutto quello che tu stai dicendo, ovvero sia la voglia di ucciderlo, ce l'aveva già, si porta ovviamente l'arma del delitto, per cui nessuno va a trovare la fidanzata con in tasca un pugnale, insomma, nella media, voglio dire. E quindi succede quello che succede. Vorrei, non voglio ripetere quello che ho già detto, ovvero sia che le scarpe se le toglie Simonetta e le appoggia lei, perché le stringhe sono messe in modo tale per cui non sono state tolte a forza dall'assassino. Questo poi, lei non ha sui fusò, aveva dei fusò elasticizzati, aderenti, non aveva dei pantaloni che qualsiasi persona, anche se fosse svenuto per terra Simonetta, gli risfila e Bonotta secchio. No, sono dei pantacollant, insomma, che modellati sul corpo. Lo stesso Igor ha detto, ci sono le foto della sorella funerale che è vestita come era vestita Simonetta il giorno dell'omicidio, e questo in qualche modo quindi è evidente che si fosse spogliata. Il corpetto, se lo tira via lei, non le viene strappato dall'assassino in un impeto di rabbia, quindi lei si toglie bottoncino per bottoncino questo corpetto, si sfila i collan senza togliersi le calze, perché anche lì, se l'assassino la stende a terra con due cazzotti, o un cazzotto e uno schiaffone, oppure semplicemente un cazzotto e lei casca a terra, poi quando è stesa tira i collanti, avrebbe tirato via anche le calze. Pensare come fossimo andare a fargli la zecca Garbugli, che poi gli rimette le calze, questa, scusate, ma è un'emerita castroneria. No? Però, quindi... Max, no, questi elementi che tu hai elencato li trovo giustissimi anche io. E aggiungiamo anche i gioielli di Simonetta e i gioiellini. Bravissima. Però possono essere letti anche in un altro modo, secondo me, perché se una persona è terrorizzata e cerca di prendere tempo, allora è lì che si toglie le scarpe piano piano, per bene, riesce a sfilarsi leggings evitando di togliere i calzini, si toglie gli orecchini e i gioielli, i gioiellini senza alcuna abrasione, e lo fa piano perché sta cercando di guadagnare tempo, perché lei spera che arrivi qualcuno, magari spera di riuscire a inventarsi qualcosa, e se qualcuno ti sta minacciando è anche questo un modo di reagire, quello di cercare di prendere tempo, di allungare le cose. E magari Simonetta ha provato a fare questo, no? Scusa, Deva, non voglio essere brutale, no. No. No, perché se tu fossi, tu pensa a te stessa in una stanza nella quale c'è una grande finestra affacciata sul cortile, sono le 5:30, 6:15 di un giorno d'agosto, pieno sole, bellissima giornata, i portinai sono giù in cortile, e c'è uno che ti sta, sei spaventata, hai paura di morire, cosa fai? Ti tiri via gli orecchini o apri la finestra e gridi aiuto? Ma un grido lo fai, su, non mi racconti, cioè con tutto il bene che posso volere all'innocenza della vita, però questa cosa proprio non ci sta, non può essere andata così, cioè è impensabile che una persona che si rende conto che qualcuno la sta per, come minimo, violentare, come minimo, se non addirittura per uccidere, fa una cosa, una scena in cui si spoglia lentamente, tirandosi via lentamente gli orecchini, continuando a pensare adesso questo, se no mi ammazza. Ci vorrebbe la freddezza di un agente segreto femmina per comportarsi in questo modo. Queste cose si vedono nei film, ma non si vedono nella realtà una ragazza di 20 anni grida come una pazza, giustamente, ma griderei pure io, voglio dire, no? Le reazioni davanti a un'aggressione... Hai ragione, possono essere varie, assortite, però è veramente un volo pindarico l'idea che possa avere fatto una scena che poteva essere durata come minimo un minuto, se no addirittura 2 minuti,
in cui lei con lentezza e con grazia si spoglia, continuando a pensare: se no questo m'ammazza. Ah, oh. Ma davvero tu pensi possa essere vero questo? Beh, è anche vero che la paura paralizza, paralizza le persone. A maggior ragione. Sono persone aggredite che non sono state in grado di gridare. Sì, io vorrei aggiungere alcuni elementi, perché poi credo che sia giusto tirarli fuori, visto che noi come gruppo, e nel gruppo appunto intendo anche Emanuele e Luca Dato, che non sono qui in questo momento, e Daniele Piccione. Beh, insomma, ora, nella penultima trasmissione di Chi l'ha visto, alla fine viene fuori un elemento davvero incredibile. C'è un soggetto che, possiamo dire, lavorava lì, abitava lì, stava lì. Stava lì, che dice: io Simonetta non l'ho mai vista, io non conosco Caracciolo di Sarno, ho visto qualche volta scendere dalle scale gli impiegati, quindi insomma frequentava quel posto, e poi dice che ha sangue di gruppo A positivo. Ora, pur con tutti i limiti che ha evidenziato Lorenzo, questo è un particolare che io credo non possa essere ignorato, e sono sicuro di questo, non sarà ignorato. Poi c'è un'altra cosa che credo sia molto importante. Noi abbiamo fatto tutti un ragionamento, tutti quelli che sono qui, e anche i tre, diciamo, che non ci sono, cioè Emanuele, Luca e Daniele. Cioè, noi il ragionamento che abbiamo fatto è questo, perché poi è bene che certe cose vengano dette, vengano raccontate. Ovvero, il papà di Simonetta nota sulla sedia degli schizzi di sangue, tant'è che li tocca, addirittura li tocca con la saliva, e si ritrova sulle mani il sangue della figlia. Dio santo. E sui vetri del mobile che incombeva su Simonetta, questo lo dice e viene messo per iscritto. Carella Prada. Lo dice Carella Prada, c'erano degli schizzi a forma di punto esclamativo. Alta velocità. Sì. Alta velocità. Brandeggio. Chissà cos'altro. Ecco. Allora, io ho parlato, l'ho scritto nel libro, diciamo con dei, tra virgolette, poliziotti che erano presenti lì, hanno visto gli schizzi. Sul mobile c'erano degli schizzi. E questa è una cosa incredibile. Catalani era consapevole di questo, perché Carella Prada, a meno che Carella Prada non menta, dice di aver chiesto a Catalani di analizzare quegli schizzi di sangue. Ora, la scena, così come viene rappresentata solitamente da quella che io continuo a chiamare la vulgata del delitto di Via Poma, perché c'è poco da fare. Se vogliamo capire cosa è accaduto, qui va rimesso in discussione tutto, tutto, proprio tutto. Ecco, allora, la vulgata rappresenta questo delitto come se si fosse svolto nel silenzio. Cioè, in qualche modo la vittima sta lì stordita, il sangue non schizza perché
non solo ha perso i sensi, ma è un arresto cardiaco. Molto di più, chissà che cosa le è accaduto, e tanti saluti. No. Non è andata così. Chi ha ucciso si è sporcato di sangue, questo è il dato fondamentale da tenere presente, e noi lo stiamo ripetendo da oramai quasi 2 anni. Chi ha ucciso si è, perché io tra l'altro l'ho scritto nel libro Il delitto di Via Po, si è sporcato di sangue, tanto si è sporcato, Igor, tanto. Ora, tanto. Esatto, ora. E qui c'è stata un'intuizione che ha avuto Valerio. E l'intuizione è che se era sporco di sangue, allora vuol dire che non è uscito. Lui all'inizio ha ipotizzato che fosse rimasto lì dentro. Poi ha ipotizzato che fosse rimasto lì dentro, ma lì dentro la scala B. Questo è il dato che io ritengo cruciale. Poi magari ce lo racconterà lui come è nata questa cosa. E poi un'ultima osservazione: ci sono soggetti che potevano entrare lì dentro in un modo o in un altro e che non sono stati, che avevano, diciamo, un'abituale frequentazione di quel posto. Ci sono. Sono stati indagati? No. C'è il verbalino, quello classico. A domanda risponde. Ma manco. Ti saluti. Ma manco. Ecco, allora, noi abbiamo una grande occasione, questa è l'ultima grande occasione di risolvere il delitto di Via Poma, e dobbiamo esserne consapevoli. Si dice, no, spesso, la commissione d'inchiesta. Roberto Morassut ha pensato la commissione d'inchiesta nel 2018. Perché io e lui abbiamo chiesto l'accesso agli atti, e nella richiesta di accesso agli atti c'è scritto in modo chiaro e inequivocabile, cioè quindi Pignatone, che era il procuratore capo della Repubblica al tempo in cui io e Roberto Morassut abbiamo presentato la richiesta di accesso agli atti, ha firmato e ha dato l'ok ad una richiesta che diceva che sarebbero seguiti atti parlamentari, specificando commissione di inchiesta parlamentare, perché no, alla fine di sciocchezze ne sono state dette tantissime e continuano ad essere dette, ed è ora di farla finita. Perché ci sono i documenti che attestano quello che è accaduto. Le chiacchiere non servono. Qualcuno ha accusato Roberto, un tizio che se ne va in giro e ogni tanto parla di omicidi, ha accusato Roberto di voler cavalcare la cronaca nera. Noi siamo stati anni a leggere e a cercare di capire se era possibile. Lui, naturalmente, molto più di me, i suoi collaboratori, che sono dei giuristi, se era possibile chiedere la commissione parlamentare d'inchiesta. E questo è il primo punto che va chiarito, perché diciamo che sono stanco di leggere articoli che sono totalmente sballati, che raccontano cose che non sono assolutamente vere. Quindi, tornando al ragionamento che è stato fatto prima, che ho fatto prima e che vorrei che venisse completato da Valerio, perché poi questo è accaduto. Valerio,
Emanuele, hanno subito approfondito questa idea che tra l'altro è nata da Luca Dato, è nata da considerazioni fatte da me. Ecco, questo è il quadro che va tenuto presente. Allora, questa è l'ultima grande occasione, non ce ne sarà un'altra, purtroppo non ce ne sarà un'altra. No. È la terza, quarta volta che il caso viene riaperto, quinta, adesso ho perso il conto, francamente. Questa sarà l'ultima volta. E allora è giusto che tutto quello che è rimasto nell'ombra, che è rimasto nella nebbia, venga finalmente chiarito. Questo è il ragionamento che deve essere fatto. La commissione parlamentare d'inchiesta, se partirà, come è stato annunciato dallo stesso presidente della commissione giustizia della Camera, potrà accompagnare il lavoro della magistratura, nel senso che potrà tentare una rilettura critica e storica di fatti, di eventi, potrà forse chiarire quelle che sono le seconde catene causali. Io le metto tutte quante insieme, insomma, in qualche modo. Quella che è la seconda catena causale. Ma le prove, perché questo è il compito della magistratura. Prove, questo caso, bene, questo lo può fare solo e unicamente la magistratura. Ora, però voglio dirti una cosa, tu parli di commissione parlamentare d'inchiesta, noi in Italia abbiamo una commissione parlamentare d'inchiesta che si chiama commissione stragi, la conoscerai in quanto me. Che è bicamerale, allora, tra l'altro, no? Bicamerale, certo. Io mi domando la ragione per la quale noi non viene creata una commissione femminicidi, una commissione omicidi irrisolti di donne in Italia, perché se noi andiamo a contare le vittime, e qui non voglio fare... mettere sul piatto della bilancia la montagna di cadaveri, però se dovessimo, in un discorso allucinante, fare questo paragone, sono molte di più le vittime, donne uccise, i cui assassini non sono stati trovati, mi spiace doverlo dire, della somma delle vittime delle stragi in Italia. Sono molte di più le donne uccise, delle quali si cerca ancora, anzi non si cerca più, l'assassino. Perché come Simonetta Cesaroni, ora tu hai fatto bene a dire, l'ultima possibilità è proprio l'ultima fermata del treno, e va bene, e insistiamo e facciamo altre puntate, battiamo sul ferro finché lo romperemo, va bene, ma io aggiungo, e ti vorrei con questo che tu lo dicessi anche a Morassute, e io lo posso dire ad altre parti politiche, che la vera commissione che adesso serve non è unicamente solo sul caso Simonetta Cesaroni. Mi piacerebbe, sarebbe veramente fantastico se il Parlamento italiano decretasse la nascita di una commissione bicamerale che abbia come scopo una commissione stragi di donne in Italia. Perché, credimi, non voglio adesso volerne far soppesare più di tanto sta cosa, ma se a memoria tu conti le stragi, la strage di Bologna, va bene? La strage dell'Italicus, la strage di Piazza Fontana, vado avanti, le stragi di mafia degli anni 90. Se sommiamo tutte queste persone uccise, scoprirai facilmente che sono molti di più i casi di donne che sono state uccise senza che si arrivasse a capire chi le uccise. Allora, io ho scritto ben due libri su questa cosa, ma poca cosa ho fatto, perché in realtà quello che serve è creare una commissione che sistematicamente, con i poteri che ha la commissione stragi, che sono poteri pari ed equivalenti a quelli della magistratura, tutte le commissioni d'inchiesta. Ma tutto ciò è fantastico, vada a riprendere e analizzare questi casi, rimetta in moto, laddove possibile, la macchina delle indagini. Non mi riferisco solo ai casi degli omicidi di Roma, che giusto per dirlo sono più di 100,
solo a Roma, città. No? Se vogliamo spostarci a Bologna, ce ne sono circa 50. A Milano ce ne saranno più o meno altrettanti. Abbiamo già fatto un quadro di centinaia di omicidi, dei quali si è persa non solo traccia, ma addirittura l'idea di pensare di cercare i responsabili. Non stiamo parlando di archeologia criminologica, stiamo parlando di vicende degli anni 90, 2000, 2010 e fino a ora. L'ultimo dei quali, questa povera donna uccisa 3 anni fa a Bergamo, in provincia di Bergamo, oggi c'è l'articolo sul Corriere, e la figlia dice, io mi piacerebbe tanto che trovassi un assassino della mia mamma. No, hanno archiviato dopo 3 anni, ciao, fine. È vero. Oggi sul Corriere della Sera, non chissà quando. È vero, ci sono degli omicidi, dei femminicidi che gridano vendetta perché è quasi evidente chi è l'assassino. Ma allora scusami, ma cioè solo se c'è il movente stragista nel senso proprio, come si dice, giudiziario del termine, cioè parliamo di bande che organizzano grosse stragi, allora si dà la caccia, però le singole vittime contano meno, perché la realtà è questa, sai. La realtà è che Sabina Vettese e tutte queste ragazze, Nada Cella, di cui tu sai parecchio, no? Mi pare, Sì, ne parleremo a breve, nei prossimi, probabilmente forse la prossima settimana faremo una nuova puntata su Nada. Ora, io vorrei chiudere, diciamo, l'intervento che ho fatto prima con un'ultima considerazione. Io non voglio entrare nello specifico, non voglio fare nomi, ma siccome c'è gente che va in giro a dire cose che noi abbiamo dimostrato, ma le abbiamo dimostrate mostrando o comunque dicendo, basandoci su documenti, ecco, allora anche qui c'è una considerazione che voglio fare, e la voglio fare pubblicamente, perché tutto deve essere trasparente, e la considerazione è questa: io sono qui insieme a questi amici perché voglio che Simonetta abbia giustizia. Esatto. A me non me ne frega niente se la mia ipotesi è quella giusta o se l'ipotesi di Tizio è quella giusta. Non me ne frega nulla. Mi interessa solo che venga fatta giustizia. Non sono qui perché voglio mettermi in mostra. Tra l'altro sono anche troppo sovraesposto rispetto al delitto di Via Poma, lo stavo dicendo a Deborah proprio oggi parlando con lei, e però non permetto a nessuno di andarsene in giro a raccontare balle, cretinate, considerazioni basate, come diceva prima Valerio, no, su cose trite e ritrite, solo per mettersi in mostra, nel senso che queste cose, così come quelli che vanno in giro a raccontare segreti istruttori, sono da condannare anche quelle di soggetti che se ne vanno in giro a mostrare quanto sono bravi, ma chi se ne frega quanto sono bravi. A me non mi interessa. Io voglio che sia fatta giustizia. Questa è l'unica cosa che mi interessa. E ho finito. Valerio? La voglia, Igor, la voglia di scoop potremmo fare. Esatto, adesso potremmo fare un grande scoop, perché sappiamo cose... Inaudite. Inaudite proprio. Esatto. Deborah, posso fare una domanda a Max? Certo. Se non ne approfitto. Però vorrei anche che dopo Valerio confermasse un po' quello che ho ricostruito e desse la sua versione, no? Allora magari per cui... del lavoro di questo gruppo. Ecco, magari allora. Perché Valerio, poi questo è importante, poi... Valerio, perché poi io non è che l'ho tenuto qua fino ad ora, no? L'ho raccontato a chi andava raccontato. Però visto che ne abbiamo parlato, insomma.
tiriamo fuori tutto, no? I ragionamenti che abbiamo fatto sono quelli, e sono quelli i ragionamenti che abbiamo portato poi dove dovevano essere portati o no. Max può confermare semplicemente con un sì o con un no, perché Max lo sa che sono quelli i ragionamenti, perché lui ha contribuito, e ha contribuito per certi versi, per alcuni aspetti anche in modo determinante, e lui sa dove sono finiti quei documenti. Adesso non lo vogliamo sbandierare, non ce ne frega nulla, non diciamo che tipo di considerazioni abbiamo fatto, ma che le abbiamo fatte, no, è un dato oggettivo. Max, sto mentendo? Ma scherzi, cioè, guarda Igor, allora, lo dico per chi ci sta ascoltando, sottoscritto Igor Patruno fino a 6 mesi fa non si conoscevano affatto, ma non si filavano proprio, cioè... io sono giornalista d'inchiesta, lo faccio da tutta la vita e lui pure, però con questo io a Milano, lui a Roma, ci siamo trovati per caso a parlare di queste cose, ci siamo accorti di parlare la stessa lingua, perché una delle prime cose che ti ho detto, tu lo ricorderai, era, è stato, a me non me ne fregano accidenti di fare gli scoop, io li voglio prendere, che è diverso. Io voglio mettere le forze dell'ordine e la magistratura in grado di, se ci riesco, di offrire delle indicazioni precise su chi potrebbe avere compiuto degli omicidi. Punto. Questo è l'obiettivo. E non solo, ma hai cambiato idea, perché tu consideravi... Esatto. Su Simonetta hai cambiato idea e l'hai fatto coraggiosamente. Coraggiosamente, sì. Dicendo non me ne frega niente, anche... a me interessa la giustizia. Esatto, Igor. Però ti devo dire una cosa al riguardo. Guarda, ne ho parlato anche con un magistrato, tu sai chi, recentissimamente. Allora, chi compie l'omicidio Cesaroni lo compie con una tale efferatezza e anche una tale lucidità di comportamento nel gestire se stesso, la scena del crimine, il suo corpo dell'assassino, tutto ciò che aveva attorno a sé, che è estremamente improbabile che l'omicidio Cesaroni sia l'unico che ha compiuto nella sua vita. È un delitto talmente feroce, sadico, meticoloso, dove poco e nulla è stato lasciato, diciamo, che accadesse così, tanto perché doveva accadere. Anche la ritualità della cosa che ha usato per uccidere ha in sé dei contenuti profondissimi, cioè io sono convinto, anzi è quello che voglio fare, te lo dico, è andare a ripensare, riguardare gli omicidi avvenuti dopo, e non soltanto a Roma, perché un omicidio del genere è difficile che sia stato l'unico compiuto da questa persona. Io non ti dico prima, perché se dicessi prima ritornerei nel loop di 12 donne e un assassino, ma che non ne abbia compiuti dopo mi pare piuttosto strano. Capisci che è un tale sadismo, che questa carica che ha dentro, c'è un medico, no, che mi sta ascoltando, non faccio nome, ma insomma, che è qua, c'è ora anche... che mi guarda. Due medici. Ecco, due, però medici. Mi servivo espressamente a te. Allora, ti sembra che una personalità del genere, che ha dentro di sé una belva di questo tipo, si possa, diciamo, esprimere soltanto in questo omicidio, tenendo conto che è evidente non l'abbia compiuto un ottantenne, no? Perché lì ci sarà compiuto un novantenne, poi era l'ultimo, ciao Pippo. Cosa ne pensate voi? Ma io sono partito proprio da questo. Per me questo non è il suo primo omicidio. Esatto. Non è... Per me ne ha già compiuto qualcun altro. Io ho letto il tuo libro. Quando sono arrivato a questa conclusione, sono andato a cercare su Google omicidi risolti a Roma e ho trovato il tuo libro. Io non sapevo che anche tu eri arrivato a questa conclusione, cioè che c'è stato un serial killer a Roma. Sì. Questo serial killer poteva per me abitare lì, a Via Poma. Sì, è possibile. Non credo che sia stato il primo omicidio e forse non è stato neanche l'ultimo. E infatti, secondo me, facciamo un ragionamento proprio così, fra di noi.
Sì, noi tra di diciamo, noi si fa per dire. Tra di noi, sì, tra di noi, certo. Cioè, tra di noi intendo fra domani, me cioè. E tutti quanti voi. Noi diciamo che è un territoriale, giusto? Sì. Ma perché diciamo che è un territoriale? Perché pensiamo all'AIAC. Ma se noi togliamo l'AIAC, rimane o no un territoriale? Bravo, questa è proprio, come si dice, la domanda giusta. Questa è la domanda giusta. Continua, Valerio, continua. Vai avanti. Io ho escluso che possa essere un rotellaia, ci può stare, ci può stare, magari faremo il DNA tutto e poi si scopre che magari era uno di loro, perché a volte la soluzione può essere più semplice di quel che sembra, però certo, se escludiamo... In questo caso direi che è proprio vero, guarda. Ecco, se si esclude l'AIAC, mi sentite? Sì. Ah, no, perché ho visto un po'... Diciamo, se si esclude l'AIAC... Non so per quale motivo, ma... Ah, va bene. Se si esclude l'AIAC... Sono qui. E rimane un territoriale. Beh, io allora devo vedere se in questo territorio lui ha già agito, e per me ha già agito. Io mi riferisco al delitto Moscatelli. Io spero che la dottoressa Calò vada a riaprire questo fascicolo. Perché penso al delitto Moscatelli? Perché si tratta di due donne in un appartamento che non avrebbero aperto a nessuno, eppure l'assassino riesce a farsi aprire. Vengono aggredite allo stesso modo, più o meno. Simonetta con un pugno, quello con una, la povera Moscatelli con, mi sembra con una bottiglia di whisky. La Moscatelli conosceva l'assassino perché l'ha fatta entrare. Assolutamente. Gli ha offerto anche da bere. Ma non è che anche, e siccome la Moscatelli non apriva a nessuno, ma non è che l'assassino della Moscatelli era un territoriale anche lui. Allora che devo pensare che due territoriali a distanza di 6 anni, due diversi intento, fanno un delitto che sembra più o meno identico. Noi ci facciamo fuorviare dal fatto che la Moscatelli aveva 64 anni, ma un delitto di matrice sessuale può colpire tanto la dodicenne quanto l'ottantenne. E faccio sempre il caso del... dell'assassino di Boston, dello sanguinatore di Boston. Questa ha cominciato con le vecchie, con le persone anziane, addirittura ottantenni, quasi novantenni. Anzi, una era morta di infarto perché lui l'ha aggredita, non gliel'avevano attribuito a De Salvo, e poi lui che dice quella è morta perché io l'ho aggredita e ha avuto un infarto in quel momento, ma fa parte della serie anche lei, anche se a voi è sembrato un infarto. No, è morta di paura perché io l'ho aggredita. Ma poi va verso le 25enne. Quindi un omicida, diciamo un predatore sessuale, può non dar peso all'età. Allora, andrebbe preso il fascicolo della Moscatelli, perché del quale non sappiamo assolutamente nulla, e andare a vedere se ci sono delle somiglianze con quello. C'è un omicidio molto simile a quello di Simonetta Cesaroni che avviene alcuni anni prima. Mi riferisco a Fernanda Durante. Può darsi. Fernanda Durante viene uccisa a coltellate, il ma cadavere è pulito, l'assassino l'abbandona, ma uno assassino che maneggia bene i corpi, che non teme il sangue, anzi gli piace il sangue. Tra l'altro la schema delle coltellate sul corpo di Fernanda Durante è praticamente identico allo schema di coltellate sul corpo di Simonetta Cesaroni. La colpisce con alcune coltellate al petto, al viso e ai genitali. Esattamente come? Con una lama più o meno della stessa lunghezza, e per somma beffa lascia addirittura un coltello a scatto, che non è l'arma del delitto, lo lascia a fianco al cadavere, come dire, boh, sapete che c'è? Vi sto prendendo pure in giro. Toh, guardate, vi faccio vedere un coltello simile, ma non era quella l'arma del delitto. Assolutamente. Anche quella era un'arma da punta, quella che uccide Fernanda. Non un'arma da taglio. Ma insomma, ci sono, si potrebbe ripensare questo laddove lo becchiamo, cioè lo beccherà la magistratura, voglio dire, no? Per poi la magistratura, una volta, se per ipotesi lo venisse a scoprire, a individuare, allora si può ricostruire più facilmente molto della vita dell'assassino e quindi anche inquadrarlo rispetto agli alibi del momento, dove si trovava in quelle situazioni, chi poteva conoscere. Fernanda Durante, per esempio, era una donna dell'alta società romana,
frequentava avvocati, frequentava notai, frequentava il Belmondo, Banca d'Italia, insomma, un livello alto, suo marito era, conosceva Draghi, ecco, giusto per dire, per farci capire, no? Al funerale di Fernanda viene addirittura il presidente della Banca d'Italia, al funerale, quindi voglio dire, questo è il suo mondo, no? Un mondo elitario, alto, romano, quindi come capisci? Ecco, Valerio, lo sai che il commento che hai fatto prima, quale? Sulla vittima di un serial killer che muore di infarto e non per mano del serial killer, mi fa venire in mente il caso di questi giorni di Liliana Resinovic, che non riescono a capire come sia morta. Chiudo la parentesi, volevo chiedere a Lorenzo Iovino, che è in attesa da un po' e ha molta pazienza, lui ha detto, Lorenzo, tu volevi fare una domanda a Max Parisi, giusto? Sì, ma poi voleva anche fare un ragionamento che secondo me è fondamentale. È fondamentale. Però volevo che un attimo chiudere, poi se posso. Tanto Lorenzo se la ricorda la domanda. Okay. Allora, sì, sì. Perché io davo anche un'occhiata alla chat. Allora, perché qua dicono, ma la Moscatelli, quella è questione familiare, c'è la sorella, cose del genere. Questo è un modo molto facile di dare una soluzione, ma quello è un caso irrisolto. Allora Io, da studioso, non posso non prendere in considerazione due omicidi all'interno dello stesso complesso condominiale. Noi sappiamo che la Moscatelli ha ricevuto un uomo quella sera, lo sappiamo perché ci sono i bicchieri, perché ha telefonato al prete dicendo c'è questo signore che vorrebbe una camera, ha perso le chiavi di casa, signor Mardocci. Quindi noi sappiamo che c'era questo signor Mardocci, ma questo signor Mardocci si è mai fatto vivo per dire ah, povera signora Moscatelli, io ero andato a trovarla quella sera, ma ha anche aiutato, ha chiamato anche il pre... No, questo signor Mardocci non si è mai fatto vivo. Io ho fatto una ricerca, il cognome Mardocci non esiste. È un cognome completamente inventato. Ma la Moscatelli faceva entrare uno che si inventa un nome. Garantiva per qualcuno che si è inventato un nome, non è strano. Come ha fatto a entrare quest'uomo dalla Moscatelli? Perché non si chiamava Mardocci, semplicemente. Perché non sento più nessuno? Allo? Mi sentite? Sì, 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 io ti sento sì, benissimo. Ti sentiamo, certo che è il microfono di Valerio che si è mutato. Ah, ecco. Sì. Sì, ecco. No, io invece volevo che Lorenzo... Ho parlato inutilmente, forse mi avete sentito. Gli ultimi 30 secondi io non ti ho sentito. Sì, dicevo, è come dici tu, perché non si chiamava Mardocci. Esatto. Perché non si chiamava Mardocci. Questo signor Mardocci, secondo me, non è mai esistito in realtà. È entrato qualcuno che lei conosceva, che stava garantendo per il signor Mardocci, che se l'è inventato lui, ma mica esiste. Se l'è inventato lui, ha detto il mio amico Mardocci, lei so, ora faccio una ricostruzione così. Ma io l'ho studiato questo caso, purtroppo non ho le carte. Comunque, magari non c'entra niente col delitto di Via Poma, ma come facciamo a dire... Però è accaduto in Via Poma di sicuro. Sì, ma c'è un'altra cosa. Proprio lì. Ma non solo, anche questo assassino si porta via le chiavi e dà 4 mandate. Perché è vero, fatto una... bravo, giusto. È vero, bestiale. Quindi io chiederei alla Calò, se fossi io al posto, fossi un consigliere della Calò, ma andiamo a vedere questo delitto. Tante volte, che ci perdiamo? Infatti, che ci perdiamo? No? Andiamolo a vedere. Poi se magari, magari lo escludiamo. Come reperto magari si trova il DNA o quelle tecniche di oggi. Ma quello certo. Che ho pensato, sai, perché siccome lui ha usato una bottiglia, l'ha rotta, tante volte ci fosse stata anche lì una traccia di sangue, magari è stata repertata e non lo sappiamo. Ed è ma lì. Anche senza la traccia di sangue, con le tecniche di oggi è sufficiente il contatto della pelle su una superficie, se restano tracce si possono amplificare. Dico male, dottore? Dico male? Si riferisce a te? Lorenzo. Beh, dipende sempre dallo stato di conservazione, Max. Quello sì. E sullo stato di conservazione anche del materiale preso nell'ufficio dell'AIAG, sappiamo quante interpretazioni ci sono state, sappiamo che l'ha ribadito Emanuele martedì scorso, Emanuele Sant'Andrea, alla fine poi
tutti gli indumenti di Simonetta Cesaroni sono stati conservati per anni in una stessa busta. Quindi, Lorenzo, vorrei che facessi quel ragionamento, poi fai anche la domanda a Max, però decidi tu, però volevo che facessi quel ragionamento perché forse è quello che interessa anche a chi ci sta ascoltando, no? Del quale avevamo parlato, sì, collegandoci attraverso l'Atlantico. La faccio breve, Igor, ma diciamo che quello di cui avevamo parlato torna molto bene proprio a questo punto del ragionamento che stavamo sviluppando. Cioè, facendo un passo indietro, sono passati 32 anni, d'accordo? Statisticamente, i cold case, quindi quelli che rimangono irrisolti per molto tempo, arrivano ad una soluzione certa, con tutto questo tempo nel mezzo, ultimamente solo grazie al DNA. Cioè è molto difficile che evidenze dalla scena del crimine, che come sappiamo non esiste più, non si può cristallizzare in eterno, evidenze dalla scena del crimine, documentazione fotografica, talvolta anche questioni come testimonianze o confessioni, portino alla soluzione del cold case. In genere, quando viene risolto un caso, tanti anni dopo, ormai si fa tramite la biologia molecolare e il DNA. Non ci sono, purtroppo da questo non si esce. E noi sappiamo anche quante difficoltà ci sono nell'interpretazione dei DNA ritrovati a Via Poma. E qui dobbiamo però andare un passo ancora prima, perché dobbiamo andare proprio non tanto all'analisi genetica, dobbiamo andare proprio alla scena del crimine, perché in effetti le tracce biologiche che potevano e dovevano essere esaminate in realtà erano tante ed uscivano anche dalla stanza, perché l'abbiamo detto anche l'altra volta, erano tracce biologiche che poi erano seminate come tracce di sangue in altre zone dell'appartamento dove veramente non si capisce bene cosa ci stessero a fare. E poi sono seminate anche al di fuori dell'appartamento, perché abbiamo parlato del fatto che ci fossero delle tracce nell'ascensore. Ci sono queste altre ulteriori tracce stranissime nel vano. Poi c'è stato il discorso delle tracce in cantina e quando viene identificato chiaramente uno dei primi sospettati, il primissimo sospettato, si vanno a prendere i pantaloni di Pietrino Vanacore perché contenevano una traccia di sangue. Però ecco, tutta questa striscia di sangue in realtà è una cosa molto particolare. Valerio su questo potrebbe, perché è molto confusa. Allora io ripartirei da un punto precedente, allora su questo mi potete dare chiaramente voi delle delucidazioni, alcune cose le so perché le ho lette, su altre chiedo semplicemente conferma. Soprattutto nel 1990, in un delitto di quel tipo, la prima cosa che veniva fatta era cercare le impronte digitali, giusto? Che erano e rimangono tuttora una delle forme più efficaci per dare un'identità ad un individuo. È chiaro che però, svolgendosi il delitto all'interno di un posto che era praticamente pubblico, da una parte si trova una miriade di impronte digitali che appartengono legittimamente a persone che lì ci lavorano. D'altra parte, in alcuni posti dove queste impronte ci dovevano essere, le impronte non si trovano. Esatto. E già questo deve farci ragionare su cosa possa essere successo nell'immediatezza del post-delitto e su che tipo di preoccupazione il soggetto che ha agito da offender abbia poi avuto la necessità di andare a pulire in alcune zone di modo tale che non ci fossero le proprie impronte. Diciamo, al momento non voglio commentare questa parte perché possiamo dire, se era un dipendente AIAG, le sue impronte potevano essere ovunque e lui poteva difendersi dicendo ma io ci lavoro lì, cosa volete? Se avete trovato una mia impronta digitale su una maniglia piuttosto che su un telefono, su un computer. Il discorso poteva essere un po' diverso per un individuo che non era interno all'AIAG, che chiaramente la cui impronta digitale lì dentro avrebbe destato sospetto. Poi c'è il discorso del sangue, anche questo io l'ho già fatto, perché in realtà, e questo l'avete detto bene anche voi, quello che manca per davvero, e non si capisce perché manchi, è proprio il sangue della vittima. Ed è il sangue della vittima nella posizione in cui quel sangue probabilmente c'era e doveva essere. Cioè,
si trova il sangue della vittima commisto magari ad altre tracce ematiche sulle porte, sulla traccia del telefono, nell'ascensore, ma qualcuno si è posto il problema di pulire la maggior parte del sangue intorno alla vittima. E onestamente capire perché uno che ha appena compiuto un omicidio si ponga il problema di lasciare tutte le tracce ematiche, diciamo, per strada, magari nella fretta, magari senza accorgersene, ma si ponga il problema di pulire il pavimento in cui la vittima è nel proprio sangue. Questa è una domanda, secondo me, da un punto di vista criminalistico, molto rilevante, molto rilevante. Cioè, è una risposta, però. Certo, infatti voglio sentire. Qual era il piano, qual era la necessità di fare questo? Cioè, c'era la necessità di rimuovere il sangue della vittima perché c'era la commistione in atto e quindi l'assassino, abbiamo detto, aveva perso sangue a ridosso della vittima? C'era la premeditazione di far scomparire il cadavere? Ma se io voglio far scomparire il cadavere, io mi occupo prima di togliere il cadavere e poi di togliere il sangue. Non è che mi metto a pulire il sangue intorno alla vittima e lascio il cadavere lì. Tutto questo con la stranissima operazione di portare via anche alcuni indumenti, non tutti, alcuni indumenti, e i gioielli della vittima. Quindi, da un punto di vista di quali tracce di sangue, di quali tracce biologiche sono prioritarie, sarebbero prioritarie da analizzare in una scena di crimine di questo tipo, è chiaro che si va su tutto, questa è un po' la cosa che hanno fatto all'inizio, cioè ci sono tracce dove non ci dovrebbero essere, sulla porta, sul telefono, sull'ascensore, e quelle sono le prime tracce da testare. Ma allo stesso modo, una condotta di questo tipo poteva aver lasciato tutta una serie di altre tracce che per una serie di motivi sono state probabilmente o considerate di meno, oppure derubricate perché considerate, tra virgolette, normali nel contesto di quello che era l'ufficio dell'AIG. Questo lo dico perché noi parliamo delle tracce di sangue sulla porta, parliamo delle tracce sull'ascensore, parliamo del DNA dei DNA sul corpetto della vittima, ma in realtà tutte queste cose ci possono servire come DNA, ma bisogna anche ipotizzare in che modo queste tracce siano arrivate lì, perché se bastasse il DNA, allora Raniero Busco, Emanuele so che ha un'idea diversa su questo, ne ha parlato, ma il DNA di Busco, secondo diverse perizie, era veramente il suo, e allora Busco è l'assassino perché c'è il DNA di Busco. Allora, mi ricollego alla cosa iniziale, se i cold case si risolvono solo col DNA, non è vero che i cold case si risolvono solo col DNA, perché lì ci sono diversi DNA, ci sono diverse tracce biologiche, e forse anche una rilettura di alcune tracce, anche per dire di impronte digitali rilevate in alcune zone particolari, collegate ad una potenziale dinamica, potrebbero dire qualcosa di diverso. È chiaro che sulle impronte digitali 30 anni dopo non si può fare un granché, però ecco, questa era un po' la considerazione che volevo fare. È vero che ci vuole la biologia molecolare, ma da questo punto di vista noi abbiamo ancora delle cose da capire sulla dinamica, soprattutto del post-delitto. E qui mi fermo su questo, volevo sentire Max su questo, poi la domanda se meglio la faccio dopo. No, domanda fammela subito, così facciamo tutto un pezzo. Allora, la domanda era sull'introduzione, su questo caso che io non conoscevo, della rapina in Piazzale Clodio e su Carminati. Furto. Le domande sono due. Primo, se Carminati o gli altri hanno mai spiegato come hanno composto la lista, immagino di no. No. Secondo, se è mai stata ritrovata la refurtiva? Neanche questo. Hanno trovato solo l'equivalente di 180.000 euro su 18 e passa miliardi, forse più, e sicuramente c'era mezzo quintale d'oro. Questo lo dichiara uno dei ladri. Ma dei documenti su perché fossero stati presi e su che fine abbiano fatto non si fa. No, quelli erano dei cassettari, loro facevano solo furti, gli fregavano accidenti. Ha detto vai a fare questo, tienti tutto, tranne ovviamente i documenti, questi li dai a qualcun altro. Portano via... Sì, erano milioni, milioni. Sì, milioni di lire. Sì, milioni, certo. Portano via forse 20-25 borsoni da quel sotterraneo, 20-25 borsoni, però immaginate cosa ci possa stare. Quanto invece a quello che ti ha detto riguardo proprio il sangue, hai ragione.
Per quello che tanto Igor che il sottoscritto hanno considerato come la più probabile delle dinamiche dell'omicidio, l'assassino si ferisce pugnalando la vittima, a un certo punto si autopugnala, o comunque sì, si pugnala proprio, perché l'arma del delitto non taglia, quindi non si è fatto un taglio come quel genio del PM Catalani pensò cercando la ferita da taglio sul braccio del Valle, giovane Valle, senza pensare che bastava leggere la perizia, l'autopsia, il referto autoptico, per scoprire che quel coltello non tagliava, pungeva ma non tagliava. Al di là di ciò, quindi l'assassino si pugnala, quindi una ferita passante che si deve essere inferta in un braccio, probabilmente sul braccio sinistro, mentre teneva compresso il braccio sinistro appoggiato sul collo di Simonetta. Infatti Carella Prada scrive, Igor dimmi se sbaglio, che c'è un segno evidente di pressione contro la carotide del collo, schiacciato, non rotti gli anelli. Lui non dice questo, lui dice che quel tipo di segno può essere stato causato o dal braccio poggiato o messo, lui dice in realtà messo così attorno al collo per impedire alla vittima di gridare, o sempre per impedire alla vittima di gridare, con la mano messa con il pollice aperto, no? e anche l'indice alla distanza massima dal pollice, quindi con la mano così a forcina stretta, senza con questo però strangolarla, non le procura strangolamento. Secondo quindi Carella impedisce questo pugnale, di urlare. Simonette per terra, io credo, è la cosa più probabile, avesse appoggiato il braccio sinistro, comincia a pugnalarla partendo dall'alto, quindi Simonetta muore praticamente quasi subito, tira 4-5 pugnalate al petto, sfonda la aorta, insomma, uccide in pratica. Schizzi di sangue, tu sai meglio, cioè se uno buca con un pugnale l'aorta, parte uno schizzo che è alto, poi buca le arterie carotidea, parte uno schizzo che è alto un metro, viene poi pum, piotto, questo genere qua. Ecco perché gli schizzi sul mobile, gli schizzi sulla sedia a fianco, gli schizzi addosso a lui che si riempie di sangue, in faccia, sul busto, sugli abiti, sulle mani, no? Un lago proprio, no? A questo punto però attenzione, perché tu ti domandavi, ma perché ruba i gioielli, perché pulisce? Allora, se noi pensiamo all'assassino non come un bruto mostro, come venne dipinto tal Giuliano in epoche passate, che venne accusato a torto di essere un serial killer, in realtà alcuni omicidi ha fatti, ma non quelli per cui in realtà verrà poi inquisito, no? Ecco, se noi non pensiamo appunto a questo, cioè a pensare invece a un assassino freddo, calcolatore, ma soprattutto preparato, ovvero sia che lui sa cosa deve fare e cosa non deve fare sulla scena del crimine. Lui sa che deve cancellare le tracce, altro che tracce, avrà perso forse un bicchiere di sangue, non proprio, perché se ti pianti la pugnalata, ti trapassa un braccio, credo che parecchio sangue esca, insomma, no? È una ferita, tra l'altro è un buco, quindi si sarà fasciato con qualcosa per tenerlo fermo, per non gocciolare. Ci sono delle gocce che cadono per terra dall'alto a fianco alla testa del cadavere, delle gocce proprio caduta, plac. Queste gocce ovviamente non cadono dal cadavere perché è stesa a terra e è pugnalata al suolo Simonetta, il sangue schizza attorno e cola sotto. Sono le sue gocce, non vengono repertate, vengono fotografate ma non repertate. Non solo non vengono repertate, ma diciamola tutta, vengono calpestate. Sì, esatto, vengono persino calpestate dai piedi di qualche poliziotto sulla scena del crimine. E beh, c'erano solo loro. Eh sì, ahimè. Allora, quindi l'assassino sa cosa fare, la risposta è l'assassino sa cosa fare, è preparato. Ha una formazione per la quale nella sua cultura ci sta una meticolosità rispetto evidentemente cosa succede in un omicidio,
cosa bisogna nascondere, quali sono le tracce più evidenti e qual è anche il modo più semplice per depistare. Il modo più semplice è trasformare questa specie di mattatoio in una rapina impropria, perché non c'è, non c'è una pistola, c'è un coltello, no? Dicendo, insomma, volendo far intendere che è entrato il rapinatore, che ha perso la testa, che l'ha pugnalata, l'ha uccisa per rapinarle 50.000 lire nel borsellino, non a caso preso apposta da dentro la borsetta e lasciato lì il borsellino, il fregato di soldi, più i gioiellini, no? Volendo far credere questa cosa, contemporaneamente cancellando il proprio di sangue, e non solo quello di Simonetta, è evidente che il sangue, la sua ferita, sia gocciolato attorno al collo e alla testa di Simonetta, ecco perché è tutta pulita la parte sopra del pavimento, sopra la testa di Simonetta, andando verso la porta, diciamo, l'ingresso della stanza dell'omicidio, perché lì cade il sangue, lì esce il suo di sangue dell'assassino. Quindi cancella tutto quello che può e anche le impronte, perché sa che a differenza del fatto che ci fosse, che fosse impiegato dell'AIA, cosa che non è, le sue impronte lì non ci devono proprio essere. Proprio quelle impronte lì, lì, le sue, non ci devono stare. Quindi è bravo e preparato ed è, per questo dico, un freddo calcolatore. E non è un assassino qualsiasi. È una persona che ha una formazione al riguardo. E la meticolosità delle sue azioni, compreso il fatto probabilmente anche addirittura di telefonare, le tracce di sangue sulle tastiere del telefono, quelle tracce di sangue lì stanno a indicare che qualcuno ha telefonato con le mani sporche di sangue. E dato che il sangue coagula e per di più il sangue arriva dal cadavere oppure dall'assassino stesso, tertium non datur, allora non è pensabile che sia stato uno che è entrato poi a pulire eccetera eccetera e quindi nel pulire si è sporcato la mano perché ha messo la mano dentro il sangue di Simonetta e magari si era pure graffiato non si sa come e a quel punto è andato a telefonare a chissà chi. Ma non diciamo, scusate, cazzate. L'assassino chiama qualcuno per farsi aiutare. Magari chiama qualcuno che è un medico, perché no? Chiama qualcuno che lo aiuti perché c'è un buco in un braccio e con quel buco nel braccio non si va lontano. Vai al pronto soccorso, trovi uno che ti aiuta e ti mette dei punti. Tra l'altro non penso che si sia fatto una ferita da poco. Una ferita si sarà fatto, si è piantato una pugnalata con la forza con cui stava per piantare nel petto o negli occhi o nel collo di Simonetta e si è trapassato da parte a parte o circa il proprio braccio, quindi una signora ferita, certo non se l'è piantata nell'arteria femorale, però insomma se mi pianto io una facendo vedere il mio braccio, perché più o meno qua deve essere in questo punto, faccio qua, più o meno in questo punto, se io faccio pianto un pugnale qua, insomma ne esce parecchio di sangue, sono molti vasi qua nella parte del mio avambraccio, e santi Dio, quindi lui si è ferito. Avrà chiesto aiuto, qualcuno l'ha aiutato, ma non l'ha aiutato a pulire, ha aiutato a sistemare la ferita, tranne che non fosse lui stesso un medico, non credo. Chiaro, quindi questa è la spiegazione di questo strano coso che da una parte è un depistaggio, dall'altra una persona preparata che cancella le tracce, che sa quali tracce cancellare, quindi il più possibile cancella tutto attorno, tira via proprio sangue, porta via gli indumenti, zuppi di sangue, lascia tracce sull'ascensore, non si allontana, come dice Igor, probabilmente dal palazzo, o comunque rimane, non va su via Poma, non va in giro, insomma, non piglia l'auto, sparisce nella notte, anzi nel giorno, nella sera, no. È evidente, anche perché per fare una roba del genere doveva uscire grondante di sangue come lo squartatore di Boston. Dove vai? Cioè, lui avrà avuto almeno mezzo litro di sangue addosso l'assassino, ma sicuramente sulla camicia, sulla maglietta, sulla giacchetta, su qualsiasi cosa avesse sul busto, ci devono essere schizzi di sangue enormi, sul volto anche probabilmente, non lo so, a una roba del genere sicuro, anche perché stava sopra, pugnala così, perché le ferite partono dall'alto al basso, cioè le ferite nella zona vaginale sono le ultime che vengono inflitte, non sono le prime. Quindi poi lui si alza, si sposta,
lui lascia addirittura due ematomi sui fianchi di Simonetta con le gambe a stringerla e il braccio appoggiato sul collo e vai di coltellate, capito? Questa è la scena del crimine, una macelleria, una roba da macelleria messicana, da narcos messicana, insomma. Infatti io penso che sia ferito una gamba, non a un braccio. È più probabile una gamba proprio per il motivo che hai detto ora. Sì. Che lui c'aveva, con le gambe stringeva Simonetta, quindi può essersi dato una pugnalata involontaria a una coscia. Peggio mi sento, se si è pugnalato una gamba sarà uscito un... Forse, è un'ipotesi. Pensa il fatto che una ferita del genere va, voi siete dei medici, va suturata, non è che basta un cerotto, è un graffio, Dipende, cosa, non lo sappiamo. Ragazzi, abbiamo una chiamata. Sì. Prego. Carminati, no, non è Carminati. Pronto? Si chiama Massimo. Si chiama Massimo, orca. Buonasera, sono Carminati. Buonasera, chi parla? Sono Luigi, buonasera. Ah, peccato. Buonasera. Ciao Luigi. Ciao. Volevo fare i complimenti a Igor perché lui sta raccontando la vicenda sempre in modo asettico, senza fare il protagonista come fanno dei suoi pseudo colleghi, diciamo, in altri modi. Ecco, volevo invece evidenziare a Igor quello che ha detto Del Greco, cioè su Vanacore sicuramente innocente, ma centrale nell'omicidio, che lui in qualche modo abbia potuto dare una mano all'assassino perché aveva un forte legame, senza fare chiaramente nomi e cognomi. La domanda che ti faccio, ma lui aveva un forte legame, oltre che con Cesare Valle, anche con altre condomini della Palazzina B? Grazie. Qual è l'altra domanda, scusa? Fanne un'altra di domanda, perché a questa non posso rispondere. Qual è l'altra domanda? Vabbè, allora mi hai risposto, ci siamo capiti, va bene, mi hai dato solo conferma. Grazie, ciao, buon lavoro, ciao. Grazie, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Posso fare un altro ragionamento insieme a voi? Poniamo che a pulire sia stato Vanacore, no? Facciamo questa ipotesi. Con cosa ha pulito Vanacore? Con cosa avrebbe pulito Vanacore? Con i vestiti di Simonetta? No. Ecco, quindi se è stato Vanacore, ha usato, che so, lo straccio, la ramazza, il secchio. Se non è stato Vanacore, allora straccio. È stato l'assassino con i vestiti di Simonetta. Però gli investigatori dicono che era una polizia professionale. Noi abbiamo fatto un'elaborazione di una foto. Questo non è stato pulito con i vestiti. Ecco, diciamo, l'assassino prende i vestiti di Simonetta, pulisce e se ne va, e se li porta dietro. Quindi spogliare Simonetta significava non solo pugnalarla, ma anche utilizzare i vestiti. Ma perché prendesse allora anche i gioielli di Simonetta? Depistaggio. Per quale motivo si è preso anche i gioielli di Simonetta? I gioielli non servivano certo per pulire, no? Quindi, eppure... L'assassino poi faccio anche un'altra cosa. Quando arriva la sorella di Cesaroni, c'è qualcuno in quell'appartamento? Qualcuno dice: sì, c'era Vanacore. Che stava facendo Vanacore in quel momento? Poniamo, stava pulendo. Va bene, stava pulendo Vanacore. E Vanacore dove ha messo lo straccio, il secchio, la roba per pulire? Dove l'ha messa? Prima di fuggire, dove l'ha messa? Perché non hanno trovato nulla. Gli stracci all'interno di quell'appartamento, dell'appartamento dell'Ajax, non recano tracce di sangue. Esatto. E allora, con cosa ha pulito quest'uomo? Come ha fatto a pulire? Dove ha preso gli stracci? Se non ha usato i vestiti, ma ha usato degli stracci, dove ha preso gli stracci? Se non l'ha preso dall'ufficio Ajax. Ma non c'era il famoso lavatoio sulla terrazza condominiale? No, non era sangue, Deborah. Però non dimenticare che adesso tu sai cosa penso, no? Io certo. Penso che davvero Pietrino Vanacore probabilmente forse non ha detto alcune cose di cui era a conoscenza, ma certamente con l'omicidio non c'entra proprio nulla. Esatto, non c'entra un caso. Però comunque
Vanacore puliva le scale, quindi aveva certamente una dotazione di stracci sua. Ora, quando hanno fatto la perquisizione nel suo appartamento, non hanno trovato stracci, o almeno da quello che si evince dagli elenchi, cioè gli hanno sequestrato pantaloni, gli hanno sequestrato scarpe, gli hanno sequestrato un numero incredibile di scarpe, credo 7 paia di scarpe. E c'ha ragione, ha fatto bene. Gli hanno sequestrato la scala, cioè voglio dire, anzi due scale, gli hanno sequestrato il frollino, ma non gli hanno sequestrato stracci. Non le aveva. Quindi evidentemente, una spiegazione ci deve essere, no? Cioè, e la spiegazione più semplice è che Pietrino Vanacore non ha pulito proprio niente. Esatto. Proprio così. Eppure, Carella Prada ha lasciato cioè io l'ho ascoltato Carella Prada al processo. Carella Prada, c'ho gli appunti. Carella Prada a un certo punto dice che molto probabilmente è stato pulito anche il corpo di Simonetta. Cioè c'è qualcosa che non torna in tutto questo. Per quale motivo? Per quale motivo, ammesso che Carella Prada abbia ragione, è stato pulito anche il corpo? Boh. Beh. Allora, siccome continuano a chiedermelo, mi arrivano messaggi. Igor, ricordiamoci che Simonetta, quando ha ricevuto tutte quelle pugnalate, non sono pugnalate post mortem quelle. Quindi tutte le pugnalate erano infiltrate, quindi erano sanguinanti. Quindi ha perso veramente tanto sangue Simonetta. Ma tutto questo sangue, ma tutto questo sangue non c'è in quell'appartamento. Si sono, diciamo che i consulenti del pubblico ministero hanno affermato che si è trattata di una infiltrazione e che quindi in realtà il sangue, adesso io non sono un medico, non sono un medico legale. Sarebbe stato sequestrato dal suo stesso corpo. Il sangue sarebbe finito, diciamo, nelle parti basse del corpo. A me non sembra realistico, ma non sono un medico. Voi, Lorenzo e te, siete due medici, magari non legali, no? Ma tu sei un criminologo. Io sono Lorenzo, un medico è un ematologo. Tu sei un medico legale? Illegale. Illegale. Lorenzo è un medico illegale. Detto questo però, cioè, ci troviamo di fronte a ancora l'ennesima stranezza, perché Carella Prada, che invece medico legale lo era, fa rilevare nell'immediatezza dell'omicidio. E quindi per me quella roba vale molto di più di tutto quello che può essere stato detto dopo. Ma poi c'è una cosa che è inaggirabile. Che mancano 3 litri di sangue. Oh, questa cosa non è che ce la siamo inventata noi giornalisti. L'ha detta lui. Abbiamo in linea sempre Luigi oppure la linea è libera? La linea credo che... È libera. Ok. Dicevo, Igor, che quello che è inaggirabile è che intorno al cadavere c'erano i segni di qualcuno che ha fatto questo movimento per rimuovere del sangue al pavimento. Quindi uno può anche ipotizzare che la quantità di sangue esteriore fosse inferiore a quella che noi possiamo pensare, però l'autopsia dice che al cadavere manca del sangue. 3 litri. Se invece di 3, diciamo, facciamo così, 2 litri di sangue possono essere andati internamente per emorragie interne nelle aree dei clivi. Ha perso, tra virgolette, solo 1 litro di sangue, solo, non c'è nemmeno quello. E comunque è tantissimo.
nelle tracce di sangue, diciamo nelle tracce intorno, si vede che qualcuno ha provato a rimuovere il tanto poco sangue che era, diciamo, era stato riversato prima di morire dalla vittima. Quindi, soprattutto dietro la testa, anche intorno ci sono delle striature. È inaggirabile questa cosa qui. Qualcuno ha avuto la necessità di detergere, pulire, rimuovere il tanto, immagino io, o poco sangue, se vogliamo dare adito a questi altri tipi di spiegazioni, che comunque era presente intorno alla vittima. E questa è un'operazione che si giustifica male, a patto che noi appunto non ipotizziamo quello di cui discutevamo prima, quello che ha detto Max. E io penso che sia andata in quel modo, perché veramente altrimenti non si capisce che tipo di operazione sia. Anche la detersione del cadavere, che è una cosa detta, ma non, diciamo, su cui non insiste molto. Cioè, qual è il motivo? Tirare via le sue tracce. Lorenzo, scusa, visto che sia tu che Valerio siete un medico, questa cosa avevo accennato un'altra volta, ma ci sono degli omicidi nei quali gli assassini si sono sentiti male e hanno avuto delle reazioni gastriche o intestinali. Allora, se per caso durante questo omicidio l'assassino avesse, il suo stomaco avesse avuto a un certo punto una reazione, non è una cosa ipotizzabile questa, perché succede che gli assassini si sentano male o durante o dopo un delitto. Valerio, vuoi rispondere tu per prima? Quindi, se ho capito bene, vuol dire che magari la pulizia non era, l'obiettivo non era togliere il sangue, ma togliere questi fluidi suoi. E questo che vuoi dire? Sì. C'è un contatto di vomito? Ma. Però c'è una cosa, scusate, io vorrei approfittare di questa pausa per dire questo vuoto, diciamo, per dire una cosa che ho dimenticato di dire prima su Francesco Caracciolo di Sarno. La portinaia dice che quest'uomo, perché l'alibi sarebbe falso, anzi è falso, perché lei dice, in realtà io l'ho vista arrivare con una specie di cartoccio sotto braccio e poi è riuscito con una borsa. In più dice che l'ha visto parlare con un uomo che non conosceva la portinaia, quest'uomo qua, un uomo. La Limongello, Bianca Limongello. Fantastico. Allora, Vanacore. La butto lì perché tanto è un'ipotesi che però calza. Immaginiamo che Vanacore passi, entri, perché la porta non è chiusa a chiave in realtà, non è stata chiusa a chiave dall'assassino, cosa tra l'altro molto probabile se pensate che era ferito, stava portando via sto rocco di abiti, eccetera, eccetera, poi stare anche a chiudere la porta, poi la fretta di andarsene, perché chiunque l'avesse visto per le scale, grondante di sangue, combinato a quel modo, come minimo chiamava la polizia. Quindi pochi secondi per sparire. Se Vanacore entra, vede la scena e dice «Oh, Madonna Santa!», cosa fa? Esce, tra l'altro gli manca a Vanacore l'alibi tra le 5:30 e le 6:30, esce da Via Poma, va da Caracciolo di Sarno, che sa che abita lì vicino, veramente vicino, a 100 metri, gli parla. Magari, per dire, immaginiamo ancora Massimo Carminati, che va a fare il furto, va a ordinare un furto nella cassetta di sicurezza. Immaginiamo che dentro l'ufficio dell'AIA ci fosse davvero qualcosa che il signor Caracciolo di Sarno non voleva venisse trovato. Documenti, immaginiamo solo documenti, non cose stranissime, ovvero sia stranissime, ma dei documenti. Simonetta non ne sa niente di sta roba, zero. E probabilmente forse solo alcuni, o magari uno solo, dell'AIA sa di questi documenti. Caracciolo di Sarno è un avvocato. Se Vanacore fosse andato a dirgli guarda che aveva appena c'è la Simonetta Cerroni uccisa, squartata nell'ufficio di Carboni, perché Vanacore conosce quell'appartamento perché ha le chiavi e fa le pulizie, Caracciolo di Sarno fa «Oh Madonna, vai là, prendi queste cose e portamele». O addirittura il Caracciolo di Sarno si è avvicinato a Via Poma, il Vanacore entra, prende queste cose all'ufficio, le dà al Caracciolo di Sarno ed ecco il cartoccio. Possiamo immaginare i documenti di carte che Caracciolo di Sarno si porta via. Quindi Vanacore non pulisce, però partecipa, diciamo nel senso che è sulla scena del crimine e succede questa cosa. Quindi si spiegherebbe, questa spiegazione farebbe quadrare sia l'alibi falso, sia la testimonianza della portinaia con tutti i dettagli. Quindi quello sconosciuto è Vanacore.
che parla con col caraccio di Sarno, o qualcuno, non lo so, Igor, non ho idea, però qualcuno che è andato lì dentro a portare via delle robe dell'ufficio, perché il caraccio di Sarno la prima cosa che pensa è: qui arriva la polizia, perquisiscono tutto, io sono rovinato. C'è qualcosa che non deve essere trovato. Magari è lo stesso qualcosa che Massimo Carminati va a pigliargli una cassetta di sicurezza, sai? Perché no? Perché, ragazzi, cioè, allora, se in un'ipotesi stranissima saltasse fuori una mia fotografia a fianco a Totò Riina, e beh, io non c'entro ovviamente nulla, non esisterà mai questa fotografia, perché non lo conosco ovviamente, mai spartito nulla, ma in un'ipotesi assurda capitasse questo, non è che io posso dire: ah beh no, perché ero lì, ma a un certo punto ero in questo bar, ho visto questo signore, ci siamo bevuti un caffè. Eh no, Cioè è evidente che Massimo Carminati conoscesse Caraccio di Sarno, aveva voglia di andare a pigliare queste cose, che non ha niente a che fare con l'omicidio Cesaroni, proprio niente, zero piatto. Non c'entra niente la Cesaroni, lei di persona, con queste vicende. Ecco il secondo livello di cui parlavi prima tu. Questa è un'ipotesi che sta in piedi, non è un'ipotesi campata in aria. Spiegherebbe perché c'è stata questa omertà dentro l'ufficio, persone reticenti, dico gli impiegati, di questo ufficio, perché nascondono non tanto l'omicidio, nascondono altro, qualcosa che evidentemente succedeva lì dentro col caraccio di Sarno e qualcuno che faceva altre cose. Io non so che cosa, non lo so, però è possibile, anzi è molto probabile una cosa del genere. Ecco perché c'è questa commistione tra questo signore Caraccio di Sarno, la scena di via Poma e il Vanacore, che si porta poi i segreti nella tomba, perché il capo dell'omicidio, del Greco, ha ragione quando dice Caraccio di Vanacore si è portato nella tomba i segreti. Questa cosa la dice, non è che non la dice. Dice: sa delle cose, non le ha mai dette, ha mentito, ma ha taciuto, in realtà ha taciuto. È stato overtoso, non ha detto niente. Eh? Bene, questa Bene. È la cosa che volevo dire. Allora, le domande, direi, no? E chiudiamo. Sì. Che sarà anche un'ora persa della notte questa. Che lo so. Mi viene da ridere quando dici le domande e chiudiamo, perché ci sono 3 pagine di domande, Igor. No. Vabbè. Io sto per dare forfè, perché... No, Max, ci sono domande anche per te, adesso non puoi lanciare il sasso poi... Allora, no, cominciamo intanto, con... A me piace lanciare i sassi, continuare a lanciare i sassi, sono lanciatore di sassi, se mi dici che domande rispondo così... Vi lascio libero. Allora, diciamo, le prime sono per Lorenzo Iovino. C'è una domanda combinata, diciamo. È possibile che qualcuno abbia barato sul gruppo sanguigno? Il sangue venne prelevato a tutti o ci si poteva anche avvalere di certificati? E poi chiede sempre, Super Driver, sempre a Lorenzo, esiste ancora il DQ Alfa? Sarebbe possibile fare dei test con sangue commisto per avere maggiori certezze sulle letture del 1990? Allora, se ho capito bene le domande, sulla prima domanda mi viene chiesto se tutti quelli indagati hanno fornito l'emogruppo, se qualcuno si è rifiutato fornendo certificato medico? Aspetta, te la ripeto. È possibile che qualcuno abbia barato sul gruppo sanguigno? Il sangue venne prelevato a tutti o ci si poteva avvalere di certificati? Allora, per cui sottintende, magari una persona invece di farsi analizzare il sangue poteva arrivare con in mano un certificato, magari anche di qualcosa. Sarebbe diventato il primo sospettato, questo. In assoluto. Avrebbero torchiato. Cioè, no, lo arrestavano fino alla morte. Stesso. Bravo pure. No, diciamo che in questi tipi, allora, se io voglio fare una truffa, diciamo, e voglio far risultare che il mio gruppo sanguigno è diverso ad una cosa, come dire, volontaria, così io posso portare il campione di un altro. Ma qui stavano facendo degli accertamenti a campione per capire la compatibilità, venivano le forze dell'ordine a casa e non ci sono motivi medico-legali per cui nel contesto di un'indagine tu ti puoi rifiutare di fare un prelievo non invasivo come un prelievo ematico. Quindi questo, diciamo, che qualcuno abbia fornito la giustificazione, abbiamo detto: ah ok, allora lei il sangue non lo prendiamo,
se qualcuno mi chiede ci sono stati depistaggi nella determinazione dell'emogruppo di Tizio che risulta B e invece era A, questo io non ve lo posso dire, perché non lo so, perché non lo può sapere nessuno se non chi ha organizzato. Ora ci vuole, riparliamo del sangue di Pantani, se no, no, Valerio. Si può barare con il sangue, ma qui c'era un'indagine in corso. Quindi. Sulla seconda cosa, non ho capito la domanda, se è disponibile ancora il kit dell'epoca? Allora, no, dice, esiste ancora il DQ-alfa? Io non so cosa sia, ma scrive questo. Allora, DQ-alfa. Allora, sarebbe possibile fare dei test con sangue commisto per avere maggiori certezze sulle letture del 90? No. Ripetere le letture del 90 con il kit dell'epoca non ci dà un test, diciamo, il risultato del test non è significativo per dirci esattamente cosa è successo all'epoca. Se noi potessimo usare lo stesso kit dell'epoca, è probabile che avremmo gli stessi risultati su un numero molto grande che dava il kit all'epoca. Quindi se noi usiamo lo stesso kit avrà la stessa, con gli stessi reagenti avrà la stessa sensibilità, la stessa specificità, quindi lo stesso numero di falsi positivi, lo stesso numero di falsi negativi. Questo per chiarire. Quello che voglio dire è che il DQ alfa oggi nelle analisi del DNA non viene più guardato come uno dei fattori più importanti, si fanno ben altri tipi di sequenziamenti genetici su molti altri alleli più polimorfici, più caratterizzanti, eccetera eccetera. Poi c'è la domanda dimmi Lorenzo. Sì, no, se la domanda è possiamo ripetere quell'esame anche sulla stessa traccia su cui era stato trovato il famoso... No, perché la traccia purtroppo è stata consumata, era una traccia esigua, non è una traccia molto molto grande, ed è stata tutta consumata nelle ripetizioni degli esami genetici che sono state fatte negli anni. Ok, poi c'è una domanda per Max. È noto quando la cassetta di sicurezza fu aperta o affittata da Caracciolo di Sarno? Potrebbe essere stata aperta per trasferire importanti documenti dall'AIAG subito dopo il delitto? È possibile, perché allora i documenti di questa indagine sono pubblici, è stato fatto anche un grande dossier dall'Espresso nel 2015, se non sbaglio, 2016, insomma. Quindi è stato scritto un libro che si chiama La Lista. La Lista, l'ha scritto il collega. Abate, esatto. Per cui si è concentrati sulla rapina, cioè sul furto. Quando? Non lo so. Certo, allora, per quel che riguarda Sica, sicuramente questa cassetta c'era da tanti anni. È probabile che anche nel caso di Caracciolo di Sarno, perché alla fine... Però non abbiamo nessuna certezza. No, zero piatto. Però tenendo presente che è una cassetta dentro una sede, un palazzo di giustizia, quindi è possibile che lui l'avesse da molto tempo, perché... Perché? Perché era da tanto tempo che faceva l'avvocato, questo voglio dire. Quindi, è possibile, ma non certo, e quindi no, lo dobbiamo dire. Però si potrebbe risalire, in effetti, basterebbe chiedere al Banco di Roma. Esatto. Quando è stata aperta, presa quella... La magistratura lo può fare. Certo che lo può fare, può dire esattamente il giorno e l'ora, quasi anche, di quando è stata presa la cassetta, e soprattutto da chi, perché era intestata a due persone, non soltanto Caracciolo di Sarno, anche una donna. Ecco, la donna e lui, poi, una donna straniera, non italiana, straniera, inglese, nata a Roma. Ah, cioè era cointestata questa cassetta di sicurezza? C'era il nome principale, Caracciolo di Sarno, ma c'era anche una seconda persona che poteva accedere alla cassetta. Ah, e chissà chi era questa persona? E certo che lo so, però non è rilevante per il momento. Lasciamo perdere. Quando mi dici così, Max, mi incuriosisci ancora di più. Quando mi dici lasciamo perdere, non ne parlo. Vabbè. Allora, invece di guardare me, guarda la faccia di Igor, così non c'è bisogno. No, io sto guardando adesso le pagine delle domande, non posso guardare il vostro viso perché sto leggendo le domande. Allora, e invece Igor Lampugnani ti chiede, Max, ma invece di un serial killer... L'assassino non potrebbe essere un cacciatore navigato, una persona abituata ad andare a caccia? Andare a caccia di esseri umani? Ah, no, di animali. Beh,
Guarda, una cosa interessante, se dovessi dirti a lume di naso per la mia esperienza ti risponderei, ti direi di no, perché un cacciatore userebbe un'arma da fuoco. Non credo che un cacciatore andrebbe a caccia con un pugnale o con un coltello per andare a cacciare, che so, i cinghiali, perché vince sempre il cinghiale, non peraltro, il cacciatore non vince mai, quindi vuole il cacciatore, non il cinghiale, quindi non lo so. Certo, un cacciatore ha dimestichezza col sangue, questo sì, però tanta gente ha dimestichezza col sangue, non solo perché è un cacciatore. Non so cosa dire, cioè non mi sembra, non riesco a dare una risposta a una domanda del genere. Poteva anche essere un cacciatore. È più probabile che fosse invece una persona che avesse delle capacità di altro genere, non di caccia. Capacità, tipo la difesa personale o cose di questo genere, questo sì, che conoscesse tecniche di difesa personale o di aggressione, insomma. Questo lo dico così come ipotesi, diciamo, per la violenza, anche l'efferatezza, insomma, dell'uccidere. Però vabbè. Poi ci sono un paio di domande in generale, diciamo, riguardo appunto questa testimonianza o testimonianze che sarebbero state raccolte da Antonio Del Greco. C'è chi chiede proprio papale chiede, ma chi lo dice che i testimoni interpellati da Antonio Del Greco siano attendibili? E poi c'è chi dice, ma chiede, si parla della dichiarazione testimoniale di una portinaia di un altro stabile che venne ascoltata solo una volta? È vero? Questo chiedono. Non si può rispondere. Ecco, a questo. No. Ecco. Poi ci chiedono di spiegare bene la questione del corpetto di Simonetta appoggiato sul suo povero corpo. Qua dice almeno 45 minuti dopo il decesso, o comunque insomma un tempo sufficiente dopo il decesso perché si capisse che non era, diciamo, stato appoggiato lì prima. Ecco, chiedono di spiegare bene questa questione. Ma forse Valerio può spiegarla. Cioè, probabilmente la domanda è riferita al fatto del perché il corpetto non era sporco, almeno nella parte superiore. Sì, poi in verità la domanda penso volesse essere questa. Come si fa a dire che è stato fatto 45 minuti dopo? Perché non recava tracce di sangue il corpetto, quindi era pulito. Significa che le ferite avevano smesso di sanguinare. Questo corpetto è un mistero, perché non si capisce se l'assassino l'ha lasciato lì di proposito. Per me il corpetto ha la stessa valenza dei calzini, nel senso, fa parte di una fantasia. Quando prima Max Parisi diceva la spogliata, ma poi perché lasci i calzini? Beh, ci sono degli assassini che fanno questo. C'è un famoso serial killer che è stato scoperto di recente, tra l'altro, ma non si sa chi sia, di Long Island, mi sembra. Beh, questo ammazzava delle prostitute, le spogliava completamente, però le lasciava i calzini. È una fantasia, una fantasia. Ma anche il corpetto può far parte di una fantasia. Io addirittura mi chiedo, Igor, se questo soggetto non ha fatto anche una sua composizione. Per me potrebbe anche aver fatto delle fotografie. Io non lo escludo questo. Perché se noi pensiamo a uno come BTK, che quando riemerge manda delle foto polaroid alla polizia, ed erano foto non scattate dalla polizia, erano state scattate da lui, non lo escluderei. Può darsi di sì, può darsi che quel corpetto non fosse lì perché o gli stessi calzini, perché magari lui l'ha contemplata questa ragazza. Non si è limitato solo a pulire, secondo me c'è stato anche un periodo di contemplazione. Poi è scappato, perché a un certo punto doveva scappare. Beh, era ferito, sì, è possibile. Ma poi ci chiedono lumi... Perché, scusami, porta via tutto, ma il corpetto non lo porta? Non lo porta via? Come mai questo corpetto rimane lì? Perché forse Simonetta se l'è tolto in un'altra stanza, non in quella. E come torna là? Cioè, l'assassino va a lì, lo prende, poi torna indietro e glielo poggia
Potrebbe, perché no, se parliamo di un atto, di un atto così simbolico, un gesto simbolico, molti assassini coprono parte del corpo, alcuni con delle pietre, altri coprono la faccia per il senso di vergogna. Tre degli omicidi di cui mi sono interessato, l'assassino copre il volto, una volta con delle pietre, una volta con la maglietta, una volta con delle foglie, perché l'ha buttata in un bosco, le copre solo il volto, non copre, anzi addirittura gli lasciamo stare, voglio parlarne, ma parliamo d'altro. Quindi non anche Jack Unterweger faceva questo, Copriva con qualcosa, con quello che trovava, ma non tutto il corpo. Questo è un po' il senso di colpa, sai, la vergogna di vedere il volto, come dire, ho fatto questa cosa, ma qualcosa dentro di me mi fa rifiutare il mio gesto. Quindi... No, per me questi sensi di colpa non ne hanno proprio. No, probabilmente non ce l'hanno, e se ha ragione Valerio, io me ne vado convincendo sempre di più. Questo è entrato con l'idea di ammazzare. Sì, esatto. Punto e basta. Ha portato l'arma. Non è un tagliacarte di quell'ufficio, lui è arrivato con un'arma per ucciderla, alla fine. Esatto. Allora, vediamo le domande, perché io tra 10 minuti stacco. Ah, ecco. Io ho passato tempo, quello che vedete la mia immagine olografica. Ecco, chiedono una cosa e dicono una volta per tutte, per favore, però pongono una domanda in modo non chiarissimo, adesso cerco di leggerla in modo comprensibile. Il numero scritto dietro alla ricetta di Simonetta è la prova è il telefono di Menicocci. E chi ha segnato quel numero? Segnato quel numero dietro la ricetta di Simonetta? Perché magari, non lo so, magari gli inquirenti che avevano fatto anche qualcuno, aveva fatto anche il disegnino su un pezzo di carta, magari... Questo è quello che emerge, cioè che qualche inquirente lo abbia scritto lì. Escludo che possa essere stata Simonetta, perché il Menicocci se n'era andato in ferie prima che lei avesse quella ricetta. Ecco, perché, ma quel numero non potrebbe risultare da un controllo fatto sul posto, sul telefono, dell'ultimo numero chiamato, per esempio? E perché non ce l'hanno detto? Perché non l'hanno scritto da nessuna parte? Questa è la domanda. Del Greco l'avrebbe detto, dai, non è che del Greco. Poi, insomma, ti pare che Del Greco non sa una cosa del genere? Cioè, qualcuno glielo dovrà aver detto, guardate che l'ultimo numero è quello dei Menicocci, e quello prende e manda lì, avrebbe dovuto farlo, no? Tutte le pattuglie che ha a disposizione. Impacchettavano Menicocci quella notte stessa. Esatto. Cioè, stava in galera adesso e noi stavamo parlando del mostro di Firenze. Ecco. Ettore chiede, non vuole fare nomi, non vuole coinvolgere nomi, però chiede, dopo tutto questo tempo, davvero si può arrivare a sapere qualcosa? Sì. Lui non ci crede. Voi cosa ne pensate? Che sbaglia. Sbaglia a non crederci, perché secondo me è possibile. È comprensibile, comprensibile, certo. Ecco, poi Polar ci chiede di chiarire una cosa riguardante il tagliacarte, no? Mettiamo che l'arma del delitto non sia il tagliacarte, allora cosa cambia esattamente? Tante cose, tutto cambia. Vuol dire che l'assassino non è un omicidio che avviene per un raptus momentaneo, vuol dire che l'assassino non ha trovato l'arma del delitto lì, quindi è già arrivato con l'idea di ucciderla. Differentemente, se fosse stata una lite o qualsiasi altro motivo, scatto di rabbia, preso dall'impeto, trova quello che trova sul posto, taglia carta e glielo pianta nel petto. Ma non è così. Non è così. Ecco, la differenza fondamentale fra un delitto di un raptus in quel momento e un delitto premeditato, cioè andato lì apposta, preparato per ucciderla, anzi, per giocarsi questa partita sadica che non è solo l'omicidio, ma è tutto ciò che ha portato dentro l'omicidio. La fase preliminare, lei che si spoglia o che viene spogliata,
lui che la uccide, poi che pulisce, poi che sistema, che contempla, come diceva, poi cancella le tracce, poi organizza il depistaggio, ruba, c'è tutta un'azione elaboratissima, fatta con freddezza proprio. Sì, sì, no, ma io non voglio chiamare in causa Daniele perché non c'è, però Daniele l'ha spiegata bene questa cosa. Sequestrano il tagliacarte, quando si accorgono che la Sibilia dice di non averlo trovato, il tagliacarte diventa la probabile, perché Del Greco non ha mai detto che è stata ammazzata con un tagliacarte, l'ha ribadito durante l'intervista che gli ho fatto, l'ha ribadito oggi nell'intervista che gli è stata fatta dal Dubbio, l'ha ribadito in altre interviste, in quella di Vanity Fair. Cioè, il tagliacarte sta lì perché diventa importante, perché Carella Prada descrive un tagliacarte o comunque un'arma simile o come un tagliacarte. Ma quando la descrive in modo diverso da quel tagliacarte. Io usa parole precise, Igor, dice esatto. È bombata, è affusolata, bombata, non tagliente sulle lame, ma puntitissima. C'è una descrizione precisissima. Non solo, ma dopodiché, se volete sentire la descrizione di Carella Prada, è molto semplice. Su YouTube è reperibile la puntata di Ombre sul Giallo della Leosini, dedicata al delitto di Via Poma, e Carella Prada descrive esattamente l'arma del delitto. Esatto. E dice: sono stato io a fare l'ipotesi del tagliacarte. Cioè si assume la responsabilità di aver fatto l'ipotesi del tagliacarte, ma, c'è un ma. E qual è il ma? È che ci sono altri tipi di armi bianche che probabilmente chi ha ucciso possedeva, che hanno le stesse caratteristiche dell'arma che descrive Carella Prada. Fantastico. E poi ci meglio chiedono... così non si poteva dire. No, meglio così non si può dire. Ci chiedono... Come ha fatto, come Vanacore ha giustificato il fatto del ritrovamento della sua agendina sul luogo del delitto? Non l'ha mai giustificato, zero piatto. Non l'ha mai giustificato. Mai, nulla. Vanacore è una tomba, cioè non ha detto nulla mai. Ma comunque continua a sussistere anche l'eventualità che gli sia stata sequestrata insieme ai pantaloni, scarpe. Sì, esatto. Il problema è che non l'hanno scritto. Cioè non l'hanno scritto, cioè io sono mesi che ho cercato tutti i verbali di sequestro, oramai li ho tutti, non me ne manca più nessuno. Ma nei verbali di sequestro di Simonetta, nella borsetta non c'è l'agendina rossa, la mazza, nel verbale Igor, nel verbale non c'è, ma nella non c'è borsetta nemmeno... che elenca le cose nella borsetta di Simonetta, non c'è l'agendina rossa. Ovvio, ma non c'è nemmeno... Tra il verbale del sequestro, esatto, che è stato fatto a casa sua. E allora sta agendina da dove è uscita fuori? È chiaro che Del Greco a me ha detto, e lo posso dire pubblicamente, forse ci siamo sbagliati noi perché l'avevamo presa da qualche parte e poi l'abbiamo messa insieme agli oggetti di Simonetta, e va bene, ma se l'avete presa da qualche parte, dove è il verbale di sequestro? Il verbale di sequestro non c'è. Ecco, è possibile una cosa del genere? Oh. Beh, guarda, se tu pensi che non hanno repertato delle tracce di sangue che oggi avrebbero potuto provare l'identità immediata dell'assassino, ti figurati l'agendina rossa lavazza, capirai. Insomma. Poi chiedono, chiedono questo. La figlia di Caracciolo o le figlie di Caracciolo o parenti, insomma, potrebbero essere interrogati a questo punto?
Ah, certamente sì. Certamente sì. E poi ci chiedono... La figlia vive a Roma, non è difficile da rintracciare, ma una persona degnissima, con un'ottima professione. Certo, niente con un'ottima da... professione, niente... No. Certo che può essere interrogata, cioè posso essere interrogato anche io. Sì, pure io, assolutamente. Esatto, anche lui. Anche Valerio. Valerio, certo. E chiedono anche, si può affermare che Bizzocchi era l'ultimo ad aver visto... dove la ragazza teneva la chiave, sulla porta o nella borsa, visto che il venerdì lei era con lui? No, non diciamo, cioè no, scusa Igor, chiarisci la cosa delle chiavi con nastrino giallo per l'ennesima volta, perché sennò divento pazzo. Cioè, allora, se non entra chiavi, c'è le sue chiavi, punto. Esatto. Poi c'è un altro mazzo di chiavi che sta appeso sul retro della porta d'ingresso. Queste e chiavi poi c'è un altro mazzo di chiavi, che è quello che ha il portiere. Sì, quindi... Esatto. Ce n'è solo uno che è stato ritrovato alla fine, no? Quello del giallo. Con quello giallo, perché e poi è stato sequestrato quello al portiere, quindi le chiavi di Simonetta non ci sono. No, esatto. Dopo però il che portiere cosa come cavolo fa ad avere... Allora, questa è la cosa veramente pazzesca, perché la moglie di Vanacore ha in mano queste chiavi con nastrino giallo. Esatto. Quando arriva la polizia, lasciamo stare questo, la sorella di Simonetta dietro, vede che nasconde, lasciamo perdere. Però resta il fatto che ha queste chiavi in mano. Queste chiavi lei in mano non dovrebbe averle. Esatto. Allora, queste chiavi dovevano stare dentro l'appartamento Ayag e esatto. Il signor Vanacore ci aveva le sue di cazzo di chiavi. Quindi queste chiavi qua ve le prese solo la famiglia Vanacore, non so se era Peppa, suo marito, il figlio, sa Dio chi, ma uno di loro che è entrato dentro, o perché la porta era aperta, o perché è arrivato con le proprie chiavi della famiglia Vanacore, della chiave dell'Ayag, è entrato dentro e per una ragione che non so, si è preso queste chiavi con nastrino giallo, che stavano dentro l'appartamento. Quindi questo ragionamento non lo fai Dio, tu, qualcuno Max. Di Vanacore di dentro è entrato. Oh, cazzo, scusate. Esatto, ma questo ragionamento non lo fa solo Max, l'ha fatto in dibattimento la Calò. Certo. E questa è l'elemento più forte che esiste a carico dell'eventualità, della circostanza che lì dentro è entrato qualcuno prima che il corpo, l'omicidio, venisse scoperto. Dopodiché, se ma qualcuno dei Vanacore, non qualcuno che viene giù dal Monte Amiata. Non ce n'erano molti là. C'era Cesare Valle, forse... un'altra persona fino a una certa ora e poi, anzi forse certamente un'altra persona fino a una certa ora e poi c'era la famiglia Vanacore. Esatto, ma dato che è la moglie di Vanacore che c'è in mano, Igor, scusami, c'è la moglie di Vanacore questo mazzo giallo, quindi lei o l'ha avuta dal marito, oppure lei stessa è salita e l'ha presa. Quindi esatto. Lei ha preso queste chiavi perché è entrata, ipoteticamente. Quindi lei o il marito sono entrati, hanno visto sta scena, ha detto, oh cavoli, una catastrofe. Chiaramente non avevano con loro le chiavi perché sono entrati, perché la porta era accostata, probabilmente semplicemente accostata, hanno detto, qui bisogna chiudere. Hanno preso le chiavi da lì, hanno chiuso, sono rimaste queste chiavi in mano. Questa è la cosa più logica, dato che negli eventi criminali l'ipotesi più semplice è anche... molto vicina alla verità, quindi è possibile che questa sia la semplice verità. Questi due esseri sono andati, uno dei due è entrato, De Vanacore ha visto sta scelta, oh Madonna Santa, devo chiudere per evitare chissà che cosa, chiudiamo. È anche umano pensare chiudo, no? Chiudo e fermo tutto. E le chiavi erano lì, ha visto le chiavi sul bordo, l'ha presa e ha chiuso. Poi avrebbe dovuto dire, ma io sono entrata, allora c'è la polizia, e no, un momento, non glielo dico mica la polizia che sono entrata, perché se dico che sono entrata sono io l'assassino. Ragionamento grezzo, se vuoi, però insomma, qualche logica c'è anche questo. Cioè, ecco, forse. Poi... tu gli vai a dire alla polizia, sai, sono entrato io per ultimo, l'ho vista, me ne sono andata. Ah sì? Ah sì? Va bene. A quell'epoca la pigliavano con l'orecchio, la chiedevano in carcere, ciao. Ora c'aveva anche sangue gruppo A. Per di però più, quello dicono che è maschile, senza passare neanche da casa, proprio da lì direttamente all'ergastolo. Perché è stato taciuto, no? C'è una paura blu di dare le chiavi, no?
Carlo ci chiede, scusate, ma all'epoca tutti questi alibi non sono stati verificati? Sono stati verificati, così dice la polizia, però che significa verificare gli alibi? Certamente alcuni alibi sono stati verificati, su questo non c'è alcun dubbio, ma se c'è un alibi di tipo familiare, è chiaro che tu lo puoi verificare quanto ti pare, ma resta un alibi debole. Un alibi... guarda, scusa, giusto per il radioascoltatore che magari sta ascoltando, ieri è andato l'ergastolo a Bellini, a Bologna, su una cosa. La moglie ha dichiarato, io dichiarai il falso, non è vero che lui arrivò a casa a Rimini la mattina come esatto, io dichiarai esatto. Quando andarono a cercarlo, ma io arrivò verso molto tardi, quasi nel primo pomeriggio. Dopodiché c'era anche il fotogramma, la stazione, ma la cosa fondamentale è che la moglie ha detto, io ho detto il falso, io perché pensavo che mio marito non c'entrasse niente con la strage di Bologna, invece c'entra. E quindi come vedete l'alibi familiare può anche essere banalmente falso, come quello di Caracciolo di Sarno, per dirne uno. Può essere. No, no, però attenzione, perché questo va detto, che Caracciolo di Sarno ha un alibi di tipo familiare? No, perché lui, c'è la figlia che dice che è stata accompagnata all'aeroporto, ma ci sono anche due amiche della figlia, quindi lui in tutto questo bailam è l'unico ad avere un alibi confermato anche da due persone che non fanno parte del nucleo familiare. Hai ragione, Igor, ma gli orari contano, eh? Gli orari contano. Qui balliamo sui quarti d'ora, 10 minuti. Certamente non è lui l'assassino, su questo non c'è dubbio, proprio zero, no? Però che lui abbia detto la verità, insomma, l'impiegata dice io dopo 30 anni mi devo togliere il peso dal cuore, e c'è tutta la scena di quello che dice, che insomma cerca, poi la portiera dice ah ma anch'io devo dire